vita. Se la squadra tua non vince, non è più soltanto un gioco, è uno show. Se il destino ti ha segnato, ogni rito ti è sciollato, ogni palla va sui legni, non c'è verso che tu segni, è quasi gol. E a calcio è nella vita, come in ogni tua partita, se sei proprio sfortunato, ogni tiro ti è sciallato e quasi gol. Quando gira la fortuna, puoi avere anche la luna, ogni tiro si trasforma, non c'è verso che dorma e gridi gol. Buonasera, e se non ho sbagliato, questa sera si gioca all'insegna del numero 22. Infatti è il 22esimo numero di Quasi Gol ed è, se non ho sbagliato, il 12. 22, 12, diamo i numeri? Forse. Diamo i numeri noi, danno i numeri gli altri, diamo i numeri un po' tutti, ma questa sera dobbiamo parlare di cose calcistiche, perciò di Teramo, di Giulianova, di Nereto, di tantissime altre cose. Dobbiamo parlare del tifo teramano, di questi campionati, dobbiamo parlare di qualche novità, perché pare che anche nei campionati inferiori adesso ci sarà il recupero col cartello, e quindi anche lì i numeri, con il quarto arbitro che dirà bisogna giocare ancora tanti minuti. Rassegna stampa, velocissima, questo è il tech di agenzia che ci dice
come anche ai campionati minori verrà esteso questo regolamento. Allora, il Teramo graziato dal Fasano, quindi il Fasano avrebbe potuto vincere, grazie a Ciarrocchi che ha tirato fuori la squadra dai guai, si dice che il Teramo è stato graziato. Questo era il titolo delle notizie. Poi passiamo invece al Messaggero per trovare questo titolo sul Giulianova. Giulianova toccata e fuga con trionfo. Per il Teramo invece si dice che punge il Fasano con Spilli, gioco di parole, Spilli ha segnato, quindi il Fasano a punto. E purtroppo questo Teramo si sta sgonfiando un po', come succede ai palloncini che sfuggono ai bambini. Il Giulianova sfonda a Matera, quindi si conferma. E il titolo del Teramo? Ah, ecco, Teramo dall'inferno al purgatorio, dall'inferno al purgatorio. Insomma, l'inferno era la sconfitta in casa, adesso invece c'è il pareggio in casa, quindi è veramente il purgatorio. Taranto e Catania, alta tensione, ma questo è il Corriere dello Sport, sono tutti titoli tecnici. Per i titoli sul Teramo e sul Giulianova bisogna ricorrere ai quotidiani locali, quelli che hanno ovviamente i titoli. Il Giulianova alza il muro. E il Teramo invece c'è scritto Teramo nessun progresso, e questo è il centro. Vogliamo vedere tutto? Teramo nessun progresso. Ma io chiamerei Patrizio Visentin subito a questo punto e vorrei invitarlo ad una velocissima tavola rotonda. Buonasera, tavola rotonda? Sì, ci date le sedie per favore, perché questo è per te, datemi anche la mia. Allora Patrizio, facciamo anche noi un po' di conti. Ho detto dei numeri, no? 22-12, il quarto arbitro. Beh sì, sono i numeri. Sono i numeri. E che vogliamo dire? Beh, non so, per esempio, divertiamoci anche noi. Ti spiego una cosa, se piglio questa lavagna, io piglio un cancellino, io devo scrivere. Tu mantieni, fai il cancelliere. No, scrivo io. Allora, quanto metti tu per l'incasso del pubblico? 300 milioni? Sono troppi, 200. 300, 700 per la Lega o 500 per la Lega, quant'è? Incasso della pubblicità? 200, ce la facciamo con 1 miliardo a fare il campionato? Non ce la facciamo, allora dobbiamo cancellare, cancella. Allora, il pubblico 200 milioni, l'incasso? Ah, l'incasso è quello, la Lega 400, poi che cosa? La pubblicità 150. Ce la facciamo con 600, che squadra ci esce? Cancella, va. Ti do la penna, divertiti tu. Io vado in regia, cominciamo questo numero. Bene, grazie. Bene, allora possiamo fare altro che vedere il sommario del 22esimo numero di Quasi Gol. Sera Quasi Gol, il Giulianova chionna gol e vince ancora fuori casa. Il Teramo, la sindrome del comunale. CND, carta canta e il Nereto va ancora più su. Il caso, il pubblico, di che pasta è fatto? La moviola, le pagelle, il super gol e altro ancora. Rubriche, interviste, commenti.
Bene, come avete visto anche in questo numero parleremo di Teramo e Giulianova col Teramo sindrome del comunale, mentre per il Giulianova ancora Chionna in gol al secondo gol stagionale, un gol importante per la formazione giallorossa. Però adesso è arrivato il momento dell'angolo della nostalgia, via con la sigla. Bene, questa sera l'angolo della nostalgia è dedicato ancora una volta a un vecchio allenatore del Teramo, attuale tecnico del Ravenna, è Giorgio Rumignani, e questo angolo dedicato, come abbiamo detto, a lui dal titolo Rumi in tribuna. L'uscita dei biancorossi dagli spogliatoi per l'incontro con l'Oiesi e di quelle che ricorderà per un pezzo. Mentre i giocatori raggiungono il centro del campo, lui, Rumi, espulso nel derby con il Giulianova e squalificato, non c'è. Per lui il tappeto erboso è precluso, farà lo spettatore in tribuna per una volta. Mascherando il rammarico, sorride alla telecamera. Poi va a scegliersi un posto sugli spalti, indeciso sul settore di elezione. Saluta gli spettatori che questa volta gli saranno insolitamente vicini, scherza con qualcuno e si tiene a fianco Eliani, suo allenatore di un tempo. Che sapore ha, Rumi, una partita vista al di qua della rete? Che cosa sono quelle sagome che si intravedono nella nebbia? Quali fantasmi agitano la tua mente? Al Teramo sembra andare tutto storto. Una ingenuità in difesa e l'Oiesi passa in vantaggio. Il volto di Rumi resta impassibile, apparentemente imperturbabile. Solfrini si fa espellere ed esce piangente dal campo. Rumignani si tiene ancora l'angoscia dentro e resta serafico, ma con il volto teso. L'arbitro imperversa sul campo, rivelando tutte le pecche del neofita della C2. Quest'oggi non c'è Rumignani a sbraitare dalla panchina e i giocatori teramani sembrano in campo quasi privi di un riferimento geografico. Il ritorno negli spogliatoi alla fine del primo tempo è pieno di tensione, di antichi e malsopiti rancori. Il Teramo dei record non può perdere in casa.
alla ripresa, Rumignani cambia posto, lascia la tribuna per portarsi proprio dietro la rete, per essere il più possibile vicino ai suoi. E questa volta, a mano che passano i minuti senza che il Teramo riesca a pareggiare, il suo volto si fa più teso. Proprio sul finire arriva il rigore vincente di Darè. E mentre il pubblico impazzisce, lui, che nel frattempo a partita finita ha riconquistato il tappeto verde, se ne resta ancora lì, con la malcelata imperturbabile maschera del duro. Rumi, ce l'hai fatta. Oggi hai vinto ancora. Bene, torniamo in studio dopo il break pubblicitario, dopo aver visto l'angolo della nostalgia dedicato a Rumignani, a Giorgio Rumignani, dal titolo Rumi in tribuna. Presento gli ospiti che sono con noi questa sera. Francesco Marcozzi, buonasera, capo servizio Il Messaggero. Il bomber del Nereto, ex biancorosso, Marcello Di Giuseppe, buonasera, grazie, prima volta che è presente con noi a Quasi Gol. Il presidente del club biancorosso, Renato Natali, buonasera professore. E poi Domenico Sciaman, ex giocatore di pallamano, fino allo scorso anno nelle file della Tonini Pallamano Teramo, oggi in veste invece di organizzatore, perché parleremo con lui di una cosa speciale. Fernando Colangelo alla mia destra, buonasera, grazie, c'è un po' la voce bassa, comunque sì. Potrai parlare sempre di Teramo e Giulianova come fai sempre. Sì. Elso, però prima devo chiederti una cosa. Prima abbiamo parlato di numeri, hai disegnato i numeri sulla lavagna, hai messo gli incassi, hai messo le pubblicità, hai messo i contributi della Lega, ma non hai messo i soldi dello sponsor. Ah, te ne sei accorto? Sì. E non ce l'abbiamo messo perché è una variabile, no? Cioè, a seconda della perdita, poi lo sponsor sarà chiamato, credo, chiunque sia, a mettere la sua parte, no? A seconda. Quindi... magari con... un anticipo di un anno, di due anni, di tre anni, di quattro anni. Tanto siamo in un'isola felice, dove quindi gli sponsor si trovano e danno tanti soldi quanti ce ne servono, no? Quindi è proprio apposta fatto il che non abbiamo messo sullo sponsor? Noi abbiamo dato i numeri, poi. Benissimo. Ma questo che succede a Teramo, perché tu, l'isola felice, con tutti i soldi di sponsor, non mi pare di viverla. A Giulianova... No, attenzione, che l'isola felice siete anche voi del Giulianova. Sì. Giulianova e Teramo sono in un'isola felice. Perché per il calcio stiamo benissimo, nel senso che ci sono tante altre società che stanno giù, che sono finite, e invece a Teramo e Giulianova si fa ancora calcio ad ottimo livello. Poi voi siete pure i primi o quasi in classifica, no, che volete dire? I soldi di dello sponsor, io non ho capito. No, ma l'isola felice non è solo per lo sponsor, è per tutti. Parlavi di sponsor. Fernando, sì. Brevemente, velocemente, per analizzare questo pareggio del Teramo. Ma avverrà una volta che mi dirai, Fernando, tutto il tempo che vuoi, parla a dismisura, divertiti a parlarne. Sì. Beh, insomma, una volta si diceva che quando uno gioca male, perde. Se invece vince, vuol dire che l'annata è buona. Ieri non abbiamo giocato bene. Ma hai strillato allo stadio ieri, no? Qualche volta sì, ieri. Ma questo è però il freddo preso allo stadio. Due ore ferme là è una cosa poco simpatica, vuol dire. E non abbiamo giocato. Meno male che dobbiamo a questi ragazzi che hanno ancora un po', come dire, di furore agonistico. Hanno un cuore grosso veramente e sembrano isolati dal resto del mondo calcistico, società, allenatore, eccetera, eccetera. Mi sembra che facciano Repubblica a sé e riescano a dare in campo il meglio di loro stessi sotto l'aspetto dell'aspetto della espressione agonistica, della volitività. Non c'è persona che non dia il meglio di se stessi. Esempio, Bonfiglio che ieri è stato realmente scadente come prova. Il ragazzo non si è fermato mai. Fino all'ultimo ha cercato, veramente con insistenza incredibile, di trovare il numero per risolvere qualcosa. Che poi gli dica male. E non ci è riuscito. Perché non ci è riuscito. Bene, Presidente Natali, allora questo Teramo stenta, il pubblico che si raffredda, oltre alle due ore di stare fermo, si raffredda anche. Beh, il pubblico che si raffredda comunque... è un pubblico quest'anno tiepido, diciamo,
si può essere raffreddato qualche volta, ma in genere è un pubblico abbastanza presente, dico, data l'annata. Ci sono degli alti e bassi e quindi, come tutti sanno, si risente sugli spalti. Sono d'accordo. Si risente, quindi la squadra ha un andamento alterno e anche il pubblico, il tifo, ha un andamento alterno. D'altronde il tifoso insomma vive con la squadra e questa simbiosi porta tante volte a delle situazioni, qualche volta esagerate, ma sempre per spirito, diciamo, di parte, perché si vorrebbe che le cose andassero sempre meglio. Comunque, diciamo che quest'anno il pubblico, secondo me, ha risposto. Nonostante i risultati. Alcune partite, però sta rispondendo, secondo le previsioni, io credo che in società di Via Adelfico si erano fatte. Con un sì e con un no. Le è piaciuto ieri il Teramo? Non è stato bello, ha detto, però io dico che molte volte al di là del bel gioco, io per esempio ecco col Frosinone perdemmo, ma dico che giocammo bene e non si meritava. Ieri non abbiamo giocato bene, però c'è da mettere in rilievo, come diceva Colangelo, lo spirito, l'abnegazione della squadra che non voleva sicuramente perdere. Di vincere la partita. Di Giuseppe, due risposte telegrafiche, due domande brevi. Allora, prima di parlare del Nereto, segui il Teramo, sì? Sì, un po' di meno, anche perché ecco, l'anno scorso l'ho seguito abbastanza perché giocavamo di sabato, quest'anno giocando di domenica non l'ho mai visto se non in amichevole quest'estate. Lo seguo perché ho diversi amici, anche perché ecco. Mi fa piacere vedere il Teramo. E anche perché un pezzo del tuo cuore forse è rimasto a Teramo. Ah, senza dubbio, io ho ricevuto molte soddisfazioni qui a Teramo, in un'annata penso indimenticabile, non solo per me, penso per tutta la cittadina. Però ecco, io mi auguro che Teramo adesso è un momento un pochino così, la classifica ancora da quel che vedo non è ancora, diciamo così, precaria al massimo, però ecco, bisogna avere attenzione e stare molto attenti perché effettivamente un passo falso, ecco, già domenica in trasferta potrebbe pregiudicare, anche perché conoscendo diversi giocatori che giocano a Teramo, secondo me questa è una squadra che in una posizione tranquilla di classifica può rendere molto bene, in una posizione di classifica precaria a quel punto diventerebbe dura. Io però sono sicuro, conoscendo anche e soprattutto il carattere di questa squadra, che riusciranno a farcela tranquillamente. Il Nereto invece vince, continua a vincere. Il Nereto sta andando bene, è frutto anche di una campagna acquisti novembrina azzeccata. L'unico rimpianto, ecco, forse se questa squadra riusciva a partire come adesso. Senza, cioè, l'handicap forse, delle prime partite. Che altro l'handicap, c'è stato un pochino ecco, di confusione, il caso Tribuiani, una squadra mal costruita e soprattutto carente in alcuni pezzi. Adesso la squadra c'è e si vede, i risultati stanno arrivando, purtroppo la vetta è lontanissima perché siamo a 9 punti, però penso che per un discorso di playoff sì, noi ci alleniamo e lavoriamo soprattutto ecco, per non pregiudicare nulla. Noi abbiamo scontro diretto a Macerata, andremo lì, se dovessimo vincere siamo a 6 punti, cioè non è che noi non guardiamo in alto, anche perché sappiamo che la nostra è una squadra buona, è una squadra che può fare risultato anche in trasferta, come abbiamo visto. Continueremo a parlare del Nereto più tardi nel corso della trasmissione. Prima di sentire Sciamanna dobbiamo fare un discorso particolare con te. Vorrei sentire da Marcozzi. Abbiamo sempre detto durante le nostre trasmissioni, lo aveva detto anche Valbruni, di Vincenzo dipendente, questo Giulianova, però alla fine sono sempre i difensori che risolvono le situazioni intricate come quella di ieri contro il Matera. L'ha detto anche Fernando, sì, che è vicino a me. Ho detto Fernando che segnano tutti i giocatori, questa è una virtù. Noi abbiamo Ciarroc che ha fatto 2 gol, abbiamo De Amicis che ha fatto 3, 4, 5 gol. Indubbiamente questo, scusa Francesco, ti ridò subito la parola, perché il gioco collettivo è collettivo veramente. Perché noi diciamo male a Cucù, a Dumblè che non ha giocato ieri e a Bonfiglio, ma se non li serviamo, se non troviamo una persona... Il solito discorso del centrocampo che manca. Ma al centrocampo io non voglio generalizzare, perché non è vero, ci sono dei giocatori che sono niente male al centrocampo, te l'assicuro. Manca un regista, nel senso un rifinitore, uno che dia la palla a gol a questa gente. Ho capito, mi sbaglio o abbiamo fatto una domanda a Marcozzi? Sì, ti piace Ferdinando Ruffini? Giriamo il microfono a Marcozzi. Magari? Allora, scusami Francesco, no,
stavo dicendo che sono sempre difensore a risolvere le situazioni complicate. C'è sempre, cioè negli ultimi tempi, sì. Hanno segnato sia Contadini, ha fatto un gol, due gol li ha fatti Chionna, quello di ieri è molto importante perché su azioni di calcio di punizione è arrivato, erano naturalmente tutti a marcare Di Vincenzo e da campo in quella circostanza, lui è arrivato piano piano dalle retrovie e Lopinto l'ha visto, forse l'avranno pure studiato. Non fa parte di uno studio tecnico? Beh, non so, so che questo è arrivato piano piano, io lo sto vedendo. Ma quello ci è arrivato per caso, Francesco? No, è arrivato... Ma tante persone ci arrivano per caso. Beh, ma le cose vanno studiate, vanno, Francesco. Sei in grande forma stasera con l'Angelo, io non so. No. No, va bene, io siccome non sono d'accordo con quello che dici, quindi va bene così. Ha sofferto, è motivato, però ha sofferto, sì, perché il gol è arrivato, diciamo, presto, perché era l'undicesimo minuto. Loro non ci stavano a perdere, tra l'altro la seconda partita consecutiva interna non è facile. Florimbi mi ha dichiarato dopo la partita che nella sua carriera, pur lunga, lui non ha mai perso due partite consecutive in casa e non sa come avrebbe reagito, perché dice che è una sciagura terribile. Sarebbe stata una grande festa se avessimo avuto notizie buone da Taranto, ma non sono arrivate, ma comunque vuol dire che si andrà avanti ognuno con i propri mezzi, con le proprie forze. Bene, abbiamo detto di Sciamanna, ex giocatore di pallamano, ma è anche dipendente dell'ufficio tecnico del comune di Teramo e fa parte del circolo ricreativo aziendale lavoratori del comune di Teramo. Avete organizzato il primo trofeo Giuliano De Berardinis, ex giocatore del Teramo, ex bandiera biancorossa, a proprio quasi a un anno esatto dalla sua scomparsa. Ecco, parliamo di questa manifestazione. Sì, noi in qualità di, diciamo, di colleghi, di ex colleghi di Giuliano, ci sentivamo un po' in dovere di ricordare questa grossa figura che è stata per la città di Teramo, prima come calciatore ma poi anche come dipendente del comune di Teramo. Anche come uomo. Sì, soprattutto io ho avuto la fortuna di conoscere Giuliano dopo, perché prima l'ho seguito da ragazzino in pratica al campo, poi ho avuto la fortuna di conoscerlo come uomo e Giuliano veramente era una persona eccezionale. Sì. E siccome, come dicevi giustamente Patrizio, è morto Giuliano il 10 marzo del 95, quindi quasi un anno fa, e non è stato fatto nulla per ricordare questo grande figura, a noi sembrava doveroso organizzare qualcosa per ricordare la figura di Giuliano De Berardinis. Organizzare abbiamo... per il 2 marzo? Sì, il 2 marzo, perché il 10 marzo in pratica c'è il campo occupato dal derby Teramo-Giulianova, quindi non era possibile disputare la partita e quindi abbiamo preferito anticipare una settimana per ricordare Giuliano. Sì, è sabato, giocheremo alle 2:30 e la partita sarà disputata tra i dipendenti comunali e la squadra dove Giuliano ha militato, cioè la Teramo Calcio degli anni 70, la Teramo Calcio in pratica che... Se vai qualche anno indietro gioco pure io. Ci fa piacere se il professore può onorarci di questa presenza. La presenza, perché... senz'altro, soprattutto parte voi che avete fatto questa organizzazione per Giuliano. Sì, sì, ma infatti noi in pratica... È stata una mia creatura, se permette, sì, è sì. Cresciuta al mio vivaio della Interamnia. Prego. Sì, sì, no. Dicevo che noi appunto abbiamo scelto di fare questa partita con la Teramo Calcio degli anni 70, che era la Teramo Calcio dove Giuliano ha giocato, quindi abbiamo contattato anche i suoi ex compagni di squadra, Aldo Palandrani, Giancarlo Pulitelli, sono tutti persone di Teramo che poi hanno cercato pure di contattare anche altri giocatori, si sta cercando di far tornare Canestrari, Chiodi, Piccioni, sì. Simonato, quindi tutta questa gente che ha giocato con Giuliano. Ecco, diciamo che l'incasso è per beneficenza, sì. No? E quindi proprio in questa chiave Verde TV si impegna, e lo ha fatto anche con voi, a seguire tutto il periodo che ci separa da quella partita. Voglio dire, ne continueremo a parlare, la pubblicizzeremo, perché... siamo convinti che il calcio debba essere anche necessariamente ricordo. Per questo, tra l'altro, ogni puntata di Quasi Gol comincia con l'angolo della nostalgia, perché siamo convinti che non bisogna dimenticare i campioni del passato, bisogna tenerli sempre presenti. E allora io vorrei chiedere proprio a Renato Natali una testimonianza su Giuliano. Come te lo ricordi tu, Giuliano giocatore? Come giocatore me lo ricordo di una grinta eccezionale, che era ad esempio per tutti gli altri che erano in campo, non cedeva mai, non mollava. Mi ricordo un gol, adesso con la partita proprio fece questo gol, diciamo inaspettato, ma soltanto grazie alla sua grinta, al suo carattere, riuscì a darci la vittoria. Adesso non ricordo la partita,
Poi l'ho conosciuto anche come uomo e quindi già le parole sono state dette, forse ripeterle. Francesco, posso dire che faceva l'arte del migliore in campo? Sì, sì, ma era, ci si poteva contare. C'era mano verace, via. Ma al di là, ma era proprio un giocatore di quelli che ogni appassionano, tanto, diciamo, che appassionano proprio veramente e che quando si è sugli spalti, insomma, il pensierino, se oggi va male, c'è Giuliano, perché noi lo chiamavamo Giuliano, non col cognome che era un po' lungo, no? Giuliano. Un grosso difensore. Ci penserà lui a sistemare. No, un uomo di fascia notevolissimo. Sì. Andava sulla destra, scendeva sulla destra, sì. era l'irridio. Quindi, era. Diciamo Fernando, che... sì. Ecco, io direi che Quasi Gol questa sera vuole fare omaggio pieno a Giuliano De Berardinis, ricordandolo e riproponendolo per come lo possiamo riproporre. Se guardate con me queste immagini, sicuramente ci commuoveremo insieme. È Giuliano De Berardinis, giovanissimo, che saluta la telecamera. Questo è, ecco, improvvisamente è stato tolto anche questa immagine. Torniamo indietro perché il destino di questi due grossi calciatori si accomuna. Avete intravisto poco dopo un altro giocatore che purtroppo non c'è più, si tratta di Ciro Pezzella. Ecco, Ciro Pezzella. Queste immagini sono, lo spieghiamo, le immagini che precedono una partita che nella storia del tifo biancorosso di Teramo ha il suo significato, perché un Teramo Martina Franca 3-1 giocata domenica 26 maggio 1974. Fu la partita che determinò il ritorno del Teramo in C1, fu l'ultima partita di un campionato esaltante che la tifoseria del Teramo festeggiò. E a rivedere questa foto di Giuliano, io ho provato questa foto, queste immagini in movimento di Giuliano, ho provato i brividi. Giuliano quel giorno portava il numero 2 sulla schiena e c'era anche Pezzella, come avete visto. Ecco, abbiamo voluto rifare questo omaggio. Senti, Elso, posso intervenire un attimo? Prego, perché prego. Voglio ricordarlo io personalmente, perché Giuliano è cresciuto dal vivaio dell'interamnia creata da me e quella dei vari Paolini, Palandrani, Esposito e tanti altri, Grossi, Cesarini e tanti altri ragazzi. E quindi, come diceva Sciamanna prima, aveva detto alcune cose tecniche, eccetera, eccetera. Io ho detto come uomo, perché era un uomo nel senso più vero della parola, perché sapeva vivere intensamente la vita nel senso più vero. Però devo chiedervi ancora pochi secondi per ricordare, proprio in questi giorni è morto in coincidenze stranissime il papà di Fabrizio Acronzio, e io lo voglio ricordare questo signore perché è il padre di un caro amico che si sta facendo notevolmente onore a Teramo in tutti i campi, diciamo, nazionali, e facilmente pare che sia così, almeno ce lo auguriamo, questo ragazzo, questo signore facilmente quest'anno sarà, come dicevo, promosso in Serie A. A lui vada il cordoglio e l'affetto più caro che Verde TV possa riservare. Ovviamente mi associo e ci associamo tutti, tra l'altro siamo tutti molto amici di Fabrizio Acronzio. Ma torniamo allo spirito dell'iniziativa. Dicevo prima, e vorrei chiedere conforto anche a Marcozzi su questo, non è bello quello sport, non è bello quel calcio che dimentica troppo facilmente i propri campioni. Non bisogna dimenticarli nel momento in cui non portano più una maglia con un numero sulla schiena. Bisogna avere il coraggio di ricordarsene anche dopo, possibilmente da vivi, perché spesso siamo ingrati anche nei confronti dei vivi, ma assolutamente nei confronti di chi non c'è più. Questo è vero, perché ti ringrazio tra l'altro di aver fatto la puntualizzazione che mi hai strappato di bocca, cioè che bisogna farlo anche da vivi. Cioè, noi abbiamo avuto anche ospiti in questa trasmissione, alcuni personaggi che insomma si sono un po' lamentati di essere stati trascurati, soprattutto del Teramo, di altre società, ma che avrebbero voluto continuare a dare il loro contributo, magari come allenatore, come non so, settore giovanile, ecco. E non sono stati apprezzati. Alcuni casi sono successi anche a Giulianova,
dove però adesso negli ultimi tempi ci stanno un po' ripensando e vengono richiamati un po' tutti quelli che sono di Giulianova e che hanno dato qualcosa alla squadra. L'ultimo esempio è quello di Francesco Ianni, che sicuramente Colangelo conosce, che è stato richiamato e per, invece per un periodo era stato dimenticato, faceva l'impiegato di banca, avrebbe avuto soprattutto sentiremo Sciamanna e lo spirito che anima chi ha voluto organizzare questo incontro, che bisogna avere il coraggio di essere coraggiosi nel dare a chi viene dopo quanto si deve. Ecco, io per esempio voglio pensare con molta gratitudine da sportivo e senza falsi pudori di chi opera in una televisione che comunque deve ringraziare anche il commendator Malavolta. Debbo dare atto al commendator Malavolta di aver pensato anche alla famiglia di Giuliano De Berardinis, perché dico una cosa che forse pochi sanno, credo che un figlio o due figli, non so, di Patrizio forse mi... Sì, un figlio di Giuliano, ecco, lavora presso la Foodinvest, sì. Sicuramente tutta la città penso che attraverso il commendator Malavolta debba essere grato a gesti di riconoscimento di questo tipo, perché credo che poter assicurare un posto di lavoro oggi che è difficile come realtà sia un gesto di speranza e non disperato nei confronti di chi ha avuto dalla sorte una perdita così importante. Anche e soprattutto questi gesti contano, insomma, ecco. Solidarietà, ecco. Difatti, sì. No, posso aggiungere? Ecco, sullo spirito di quando ha detto il professor Serpentini, il club organizzò, se vi ricordate, Fernando pure, c'era intorno agli anni 80, 82, sì, una decina d'anni fa più o meno, una serata in cui noi demmo una pergamena a tutti gli ex calciatori del Teramo, tutti quelli che la nostra memoria storica, servendoci di chi si ricordava di più di me. Dello sport. No, fu allora Palazzo della Sanità, cioè la sala. Noi demmo un ricordo e c'erano menzionati tutti i giocatori del Teramo che cercammo di contattare per far tornare, dare questa pergamena al ricordo. Quindi negli sportivi, diciamo, questo spirito c'è sempre. Ricordare chi ha giocato nel Teramo, è chiaro, noi lo facciamo per il Teramo, a Giuliano lo fanno per quelle ed è encomiabile ricordare tutti quanti. Io penso che tante volte noi parliamo, specialmente insomma, cominciamo già ad avere un'età, chi ha qualche anno in più e cerca ricordi, insomma siamo un gruppo di amici sportivi, tifosi, che parliamo molto spesso di ex calciatori, ma non soltanto come calciatore, ma episodi che raccontano la vita dell'uomo quando giocava, insomma. Ecco, Sciamanna, questo... nel comunicato avete messo manifestazione che rappresenta la prima di una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione della gente sui problemi sociali della nostra epoca. Sì, noi in pratica il CRAL è nato da meno di un anno, quindi questa è la prima grossa organizzazione di qualcosa che facciamo con una grossa risonanza. Giustamente, come diceva il professor Serpentini, l'incasso sarà devoluto all'AERC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, e quindi noi speriamo che ci sia grossa affluenza al pubblico, non per vedere lo spettacolo, che sarà sicuramente poco decoroso, ma quanto sia per ricordare la figura importante di Giuliano De Berardinis, ma perché poi l'ingresso, quindi il costo del biglietto, andrà poi devoluto in beneficenza. E il CRAL appunto si ripropone con una serie di manifestazioni, di poter fare delle cose
cose del genere, ricordare, fare delle manifestazioni culturali, sportivo-culturali. Perché lo sport sia ricordo, insomma. Sì. Ecco, e abbandoniamo questo argomento, vi ripropongo, Marcozzi, una celebre entrata in campo, guardiamo insieme, è l'entrata in campo di quel famoso Teramo Martina Franca 3-1, Giuliano Berardini si aveva il numero 2, ci sono altri non dimenticati campioni, vedete anche Pulitelli, in porta c'era Di Mascio, De Berardini numero 2, 3 Iuso, Diodati numero 4, poi entrò al secondo tempo al sesto, poi c'è Pica, c'era Palantrani, c'era Camaioni, Zuppa, Poggiali, Vecchi, c'era Capuano, c'era Pulitelli, allenatore era Orazzi. Fu una partita importante in questa squadra, Giuliano De Berardini fu un uomo importante, vero Natali? Sì, sì, senza... Te la ricordi questa squadra? Beh, io me la ricordo questa partita, sì. Fu l'ultima di campionato, quindi fu una festa grande. Come ho detto prima, mi ricordo insomma di quel giocatore, ma adesso in quella partita particolare è ovvio no, però diciamo fu il culmine di quella sua tenace che dette la vittoria di un campionato. Beh, fu l'anno in cui il Teramo arrivò primo in classifica, sì, sì. E ci fu il famoso ritorno in C. Ecco, questa era la panchina, molto massaggiatore Pimpini alla grande pubblico, sulla piccola tribuna ancora. Beh, eh? Ovviamente sì, anche sì. Il campo era tutto diverso. Tant'è vero, non c'era i distinti erano pieni zeppi. E qui la partita è iniziata, ripresa come non si poteva la curva, a quei tempi, con il Super 8. Allora, Sciaman doveva aggiungere qualcosa ancora, mi pare, Patrizio, o no? Volevo dire una cosa, sì, un attimo, sì. Solo per una parentesi, Natale ricorderà che quell'anno io seguivo il Teramo. Senz'altro, era spesso sul che Pullman. Che vuol dire questo? Niente, che nell'anno che l'ho seguito io il Teramo sono promosso e tornato sì, in sì. Sarà una coincidenza, però forse. Io seguivo quell'anno. Senza, seguiva... Per il messaggero, sì. Veniva col Pullman, col Pullman famoso, del club. Pullman del club, bellissimo, erano le scampagnate, direi, tra l'altro. Anche perché poi venivano... Sì, c'era lui, venivano accompagnati da risultati positivi, quando anche il ritorno... Quasi sempre. Si stava si sicuramente... Mangiava, sì, si mangiava, si scherzava. C'è qualcuno che ne ha preso di mira, ma insomma. Beh, vabbè, io lo ricordo come una bella esperienza. Il calcio dovrebbe essere così, un po' allegro, spensierato, drammatizzante. Però sai, i viaggi di ritorno dipendono sempre dai risultati. Se sono buoni si arriva in un minuto, se non si arriva mai. E torneremo a parlare di questo argomento, cioè del primo trofeo Giuliano De Berardini, però volevo chiedere a Sciamanna, brevemente telegrafico, i compagni di Giuliano stanno rispondendo all'appello, sì? Sì, questa è la cosa più importante. Noi ci siamo rivolti da diverse parti e... Qualunque persona è stata in pratica interessata a questa manifestazione è stata entusiasta. E anche gli ex compagni di Giuliano contattati sono subito adoperati per contattarne altri, anche quelli che stanno fuori. E chiunque, quello che ci hanno detto, chiunque è stato interessato è ben felice di tornare a Teramo e poter poi partecipare a questa festa per ricordare Giuliano. Questa dimostrazione che Giuliano aveva un valore etico, personale e professionale notevolissimo. Di questa iniziativa torneremo a parlare, sicuramente anche negli spazi quotidiani, e a mano che ci avvicineremo a questa partita intensificheremo la nostra attenzione e ovviamente poi seguiremo anche l'evento. Adesso Patrizio siamo pronti per un intermezzo pubblicitario, poi cominceremo a sfogliare la pagina d'attualità. Benissimo, break pubblicità. Bene, torniamo in studio, mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Sì, mi sente? Sì, buonasera. Sono una volta. Buonasera signor Malavolta. Io ho visto con grande commozione le immagini del Giuliano De Berardini. Io non ho avuto il piacere di vedere nessuna delle partite a cui voi mi riferite, anche perché a quel tempo vedevo altre partite a Roma. Ma al di là della commozione, ritengo che sia giusto, doveroso, dire che l'ho conosciuto. Non ho conosciuto un'impresa sportiva, bensì ho conosciuto un tavolo dello Sporting, quando l'amico di Albani, e quindi amico suo della famiglia, si avvicinò e mi disse che doveva andare via dalla squadra in cui giocava, doveva fare una scelta di tifoso, ed era quello di esibitare, guadagnare soldi giocando nel calcio, oppure riprendere la sua professione che giocava.
Noi se cominciava con me dominante, ma preferiva più giocare da dilettante, una squadra che io non ricordo nemmeno quale poi fosse, per guardare alla famiglia e disse una grossa cosa, che poi in fondo lui si divertiva a giocare a pallone, preferiva fare la sua professione che giocare a pallone. Ecco, io credo che il vero messaggio potrebbe essere questo finale, quando vediamo tanti ragazzi che poi alla fine della carriera, aspettando la solita chiamata della Juventus o del Milan, o i sogni, arrivano a 30, 31 anni, 32, e aspettano ancora queste chiamate. L'altro giorno ho visto la sede dell'Ajax, ad Amsterdam, e devo dire che era ancora molto tardi, ho visto centinaia di ragazzi che stavano a scuola, ma non a scuola di calcio, a scuola, dove si insegnava l'olandese, dove si insegnava la matematica, dove si insegnava tante cose. E il mio accompagnatore, consegnando un premio che poi non abbiamo lasciato all'Ajax, ha detto che quella non era una scuola di calcio, intanto era una scuola di vita, alcuni dei quali poi avrebbero salutato per fare il calciatore, ma erano pochissimi, mentre i ragazzi erano centinaia. Ecco, io credo che al di là di questa commovente fotografia, non so cosa sia, perché veramente è difficile parlare di persone che non ci sono più, io credo che il vero messaggio debba essere questo. Dire a questi ragazzi che giocano, che forse è meglio che ce ne cerchiamo un po' in casa, perché di questi ragazzi se ne trovano parecchi. Ecco, questo forse è il grosso messaggio. Io non ho avuto il piacere di vederlo giocare. Commentatore, chiedo scusa. Commentatore, mi sente? Sì, lo sento. Ecco, io prima mi sono permesso di citare quell'episodio, quel fatto, cioè che c'è un figlio di Giuliano che lavora presso la sua azienda, non perché abbia voluto in qualche misura rivelare un segreto, perché non è un segreto, ma dare un segno tangibile dell'affermazione secondo cui lo sport non deve dimenticare nessuno, tantomeno chi si trova in un momento particolare della vita. Che tuo padre, quindi il ragazzo che lavori è una cosa che mi onora, sono io che ringrazio loro di avermi dato il giovanotto a lavorare, soprattutto posso dire che si comporta benissimo. Ecco, al di là di questo io credo che mi rimane difficile seguitare, quindi ecco, volevo raccontare questo piccolo episodio, perché voi parlate di calcio, ma al di là del pallone, della porta, non solo per la classifica, c'è sempre qualche cosa di molto profondo, quello che faranno questi ragazzi quando smetteranno di giocare. Questo credo che sia il vero messaggio. Chiedo scusa, ho interrotto. No, diciamo quindi che gli organizzatori di questo incontro, Sciamanna in primis, sicuramente potrà contare anche sul suo aiuto per questa partita di beneficenza. Io non conosco il signor Sciamanna, ma secondo me se lui conosce me, sicuramente già ci ha contato. Quindi credo che sia ovvio che può venire a me quando vuole. Ecco. Bene, la ringraziamo per questo suo intervento. Nel dire un po' così la tristezza che ci prende, io, mi pare che ha detto mio amico, perché credo che lui, ci vantiamo reciprocamente la nostra amicizia, Francesco Marcozzi, ha detto che lui una volta faceva il cronista a Teramo. Del Teramo, sì. Ecco, da lui mi dice che noi ti aggiungiamo. Fanno del tutto per portarmi a Giulianova. Io credo che se facessimo questo cambio che ci rimette a Giulianova, non Teramo. Arrivederci. Ciao. Arrivederci e grazie per aver chiamato, per aver dato questo contributo a una tesi che è stata sempre mia. Lo sport non deve dimenticare, ma ovviamente non deve dimenticare nemmeno la quotidianità. Quindi torniamo alla partita del Teramo e del Giulianova. Vediamo le immagini? E vediamo subito le immagini a questo punto. Prima però vorrei sottoporre Francesco Marcozzi, per tornare così a scherzare sul calcio, perché il calcio non è io solo tristezza. Io credo di poter capire che stavolta c'è una sorpresa, un quiz. L'ingresso in campo. No, voglio sapere da te, c'è o non c'è? Non lo so. Questo era il quiz che ti volevamo proporre. Questa volta ce l'abbiamo messo o no? Hai il 50% di possibilità. Ma perché devo indovinare una cosa che praticamente insomma non è che è molto importante, ecco, scusa. Io c'è questa tradizione, no? Non c'era motivo di cambiarla. Come... No, perché siccome quest'anno a Giulianova vi va tutto bene, questa è la controprova. Se adesso tu azzeccherai vuol dire che veramente vi va tutto bene. Ma io mica gioco. Non giochi. No. Allora ce l'abbiamo messo? Non si sa. Via le immagini. Dai, andiamo, va. Andiamo con le immagini.
Bene, vediamo il commento di Patrizio. Tu lo sì, sai, le immagini del cielo. Tolto. Sì. Oh, adesso, come abbiamo detto, commentiamo le immagini, poi le discutiamo dopo. Benissimo, questo è il calcio d'inizio, ovviamente il Teramo biancorosso, il Fasano in casacca bianca. Al secondo minuto c'è un tiro di Di Blasio su punizione con palla che passa alta sopra la traversa. Al dodicesimo minuto uno dei migliori in campo del Teramo di ieri, cioè Giulio Dori, confeziona questo pallone, mette in mezzo, arriva Cuccù di testa, manda il pallone di poco al lato. Al sedicesimo c'è un Ciarrocchi che in questo periodo si spinge spesso e volentieri in avanti, soprattutto sui calci d'angolo, va a colpire di testa, Grieco va a salvare quasi sulla linea. Al ventiduesimo minuto del primo tempo, qui è Rosati, anche lui ottima la prestazione, anche se non esaltante, ma è in ripresa. Perugini va al tiro, il portiere va a terra a bloccare il pallone. Al trentesimo arriva il solito gol, il classico suicidio del Teramo in casa. Vedete la palla danza davanti alla porta, poi Sardelli conquista questo pallone, lo mette in mezzo, d'Eustacchio col ginocchio, la palla sui piedi di Spilli, in mezzo alle gambe di Perugini e batte Grilli, il portiere del Teramo, incolpevole su questo gol. Ha salvato anche la propria porta da altre occasioni del Fasano. Vediamo il tiro e il gol da parte di Spilli che porta in vantaggio il Fasano al trentesimo minuto. Non pare vero al giocatore del Fasano aver realizzato il gol del vantaggio al trentesimo minuto. Il Teramo cerca di reagire ma è ancora il Fasano a rendersi pericoloso proprio allo scadere del primo tempo. Al 44esimo mischia in area di rigore e va al tiro ancora Grilli che riesce a salvare su Belmonte, poi batti e ribatti, alla fine la difesa del Teramo che va a liberare con Giulio Dori. Il rientro negli spogliatoi delle due con l'ingresso in campo, no? No, il rientro senza ingresso in campo. Senza ingresso in campo. E c'era anche un gruppetto di tifosi del Fasano che crede ciecamente, probabilmente, nel possibile inserimento del Fasano nella zona dei play-out e forse anche nella salvezza, sì, perché il Fasano attualmente c'è un episodio in area di rigore che poi vedremo in Moviola, un presunto atterramento ai danni di Cuccù che cerca di scappare, viene atterrato proprio in area, l'arbitro era lì a due passi, lo vedremo in Moviola. Ancora Grilli protagonista perché Spilli va via in contropiede, difesa del Teramo ancora tagliata, va a parare su questo tiro di Spilli al tredicesimo minuto. Uno spento De Amicis, ieri non è stata la sua giornata, va alla battuta al 17esimo minuto su calcio di punizione, va con palla alta sopra la traversa. 19esimo minuto di gioco, intanto è entrato Ruffini nella ripresa al posto di Zacchini, Ruffini si mette in evidenza su questo assist di De Amicis, il controllo da parte di Ruffini che finta il cross, rientra, poi appoggia al centro. Qui Bonfiglio non commette nessun fallo, l'arbitro comunque fischia la carica al portiere e quindi si riprenderà con la punizione in favore del Fasano. Al 23esimo minuto arriva il gol del Teramo, un gol confezionato da centrocampo, palla per Sottini che va al traversone, qualche responsabilità, io direi quasi tutta, per Piazza che respinge male, Ciarrocchi va a battere a rete di piatto per il secondo gol consecutivo di Ciarrocchi, segnato domenica scorsa sul rigore, si è ripetuto ieri contro il Fasano realizzando il gol del pareggio, un gol importantissimo con Ciarrocchi che esulta e va ad abbracciare il tecnico Aldo Ammazzalosso. Al 25esimo minuto di gioco, qui il Teramo cerca il gol del vantaggio, si spinge in avanti alla ricerca del gol vittoria, anche sostenuto dal pubblico che dopo il gol del pareggio ha incominciato a incitare e ad applaudire i propri beniamini alla ricerca appunto di questo secondo gol che non arriva. Il pallone adesso viene fermato, qui c'è un fallo presunto di Sottini, l'arbitro fischia, si arrabbia De Amicis che sbatte il pallone sulla rete di recinzione, l'arbitro lo aveva già ammonito, estrae il cartellino giallo e quindi cartellino rosso anche per De Amicis che va negli spogliatoi. L'ultimo acuto della gara, intanto rivediamo questo episodio, la presunta punizione di Sottini che commette fallo, poi De Amicis che si arrabbia e l'arbitro che
estrae il cartellino giallo e poi il cartellino rosso. Qui poi l'arbitro vuole ammonire Perugini, De Eustachio si mette davanti, l'arbitro si ricorda che ha già ammonito Perugini in precedenza, rimette dentro il cartellino e non lo caccia più, cosa grave da parte del direttore di gara. Traversa di Ruffini al 36esimo minuto di gioco, palla che termina fuori, deviata anche da Piazza perché ci sarà un calcio d'angolo in favore del Teramo. L'ultima azione arriva al 42esimo minuto, pallone che danza in area di rigore, poi schizza sui piedi di Giulio Dori, sinistro, palla che termina fuori, con pallone che termina appunto non lontano però dallo specchio della porta. E qui c'è un tifoso del Teramo che se la prende con la panchina del Fasano, un giocatore butta dell'acqua, è un po' un'usanza, è una moda come Santo Sosso dell'Albanova che ha fatto a tutti Teramo, con l'acqua, e questa è la cosa da cominciare a vedere però. Il giocatore, nessun guardaline vede niente, che questi buttano l'acqua, perché molte, quattro volte che succede, che è successo con questo giocatore del Fasano che poi giustamente partita, c'è reazione terrificante, passa alla larga però dalla rete di recinzione, anche perché il ritorno non era, era liquido ma non proprio acqua, eh? Non proprio acqua il ritorno. E difatti i giocatori del Fasano se la prendono un po' con il pubblico, le immagini finiscono qui. Marcozzi, allora che partita è stata? È stata una partita non eccezionale, ma adesso non lo so, credo che difficilmente vedremo più partite molto belle, perché il risultato è molto importante, la classifica è corta per due versi, cioè non c'è manco una zona di limbo, potremmo dire, tranne Catania e Catanzaro, che i guai continuano a cercarseli. C'è una zona medio-alta dove tutti sperano ancora di andare ai play-off, e una zona bassa. L'unica novità, vorrei dire, di questa giornata è questo Trani che comincia a staccarsi, potrebbe essere un fatto importante per chi lo deve incontrare, perché il Trani sta già a 5 punti dalla penultima e non mi sembra, che tu l'hai visto recentemente, che sia in ottime condizioni. Se il Trani si stacca, e allora è più facile insomma per gli altri, però c'è un'altra cosa da notare, che la penultima e la terzultima a loro volta sono molto distanziate dalle quartultime, che sono già a quota 27. Quindi queste qui potrebbero continuare a vincere o a perdere indifferentemente, nel senso che mai potrebbero raggiungere le quartultime, e quindi un Trani già spacciato per quanto riguarda la retrocessione, e le altre due che lo sono già, si acclimatano al, Trani che vinceva al fuori fatto casa dei, ieri, dei play-off, sì, al fatto dei play-out. E attenzione, l'ultima cosa che voglio dire, che ci sono al Benevento, perché è una delle squadre più forti in assoluto, sta riprendendo, non doveva perdere il Genoa, fece un secondo tempo eccezionale, ha vinto in trasferta, ha vinto ieri in casa. Noi adesso a Giulianova gli facciamo un grande tifo al Benevento, perché il Benevento deve incontrare gli altri, ma soprattutto perché all'ultima giornata, cioè quando il Genoa va a Marsala, ecco perché noi speriamo che Marsala sia in certo qual modo già da play-out, diventa importante questa partita del Benevento, perché all'ultima giornata col Benevento, se lotta ancora play-off, c'è Benevento Frosinone. Di Giuseppe... Hai capito, ha parlato come un libro stampato. Sì, volevo chiedere a... No, l'ho fatto perché l'ho scritto domani, quindi me lo ricordo. Ah, ecco, ci hai letto l'articolo che pubblicherai, esatto, domani. Volevo chiedere a Di Giuseppe... Eh sì, anche io sarei interessato volevo a sentirlo. Chiedere a Di Giuseppe, vedendo queste immagini, non è stato un Teramo spumeggiante, un Teramo che ha lottato? Di solito i portieri avversari sono poco impegnati. Dillo chiaramente che ti piacerebbe vedere Di Giuseppe in mezzo a questa squadra. Di Giuseppe è un bel ricordo. Tu hai detto che le partite le persegui poco della C2, ma le vedi in televisione? Sì, no, ma le e tu che dici, le potresti, vedo, però potresti tanto... stare là tranquillo, che dici? Ci guarda quello, non ci sto io, sì o no? Ma no, ma forse non con Ammazza l'Orso, se provi un po' di rimpianto, no, a parte Ammazza l'Orso, ma vedendo guarda per quello, stai in C e io no, una frase così, una volta per detta. Non essere riuscito a giocare in C, provo rimpianti, ma è normale quello, io penso che ognuno di noi nella vita... Era il tuo sogno qualcosa... giocare in C2, anche ma dopo io... aver conquistato la promozione con il Teramo, soprattutto. Sì, il mio sogno era giocare in Serie A, in Nazionale, tante cose, quindi i sogni nella vita, no, io penso che nel lavoro uno ambisce sempre a qualcosa è di vero, più. È vero, quindi... io pure vorrei diventare direttore messaggero, anzi no, appunto, perché sto dico... bene così, faccio un esempio. Ma tu, hai secondo te le capacità di starci in C2, questo è il punto. Ma io... Tu in A dici di no, spero. No, io dico di no in A, e in C2 penso di... Perché non vuoi rispondere? Io posso dire, io so quello che posso fare... Che non posso fare a me. Modestia, no, no, ma io penso di aver meritato l'opportunità di giocare in C. È. Questo è il discorso. Poi la controprova, se sono un giocatore di C, se potevo far bene in C, non lo so. Purtroppo non ho avuto l'opportunità di giocarci. Mi sarebbe piaciuto e sono convinto ero convinto e sono ancora convinto di poter fare qualcosa. Potevo fare qualcosa per Giuseppe, ma c'è stato qualcuno che non t'ha voluto in C?
Dillo chiaramente, Marcocci no, ti sta invitando questo a fare no. questo? Questo penso di no. Cioè penso, poi non però sto... Però perché non ci stai? Perché? Perché cioè, il problema principale, a me dà fastidio parlarne soprattutto dopo 2 anni, però il problema appunto, principale secondo me era il fatto ormai. Che... Sì, però io avevo un cartellino che non era del Teramo. Il Teramo, come tutti sanno, anche non è che navigava già allora in acque molto buone a livello economico. Comunque sia, per il tempo di ripresa mio c'era bisogno di almeno un paio di mesi. E allora avrebbero dovuto prendere lo stesso un altro attaccante, sarebbe stato forse un acquisto all'epoca da considerare sconveniente. Però adesso siamo lontani nel tempo, mi è dispiaciuto, ma alla fine andava così. È dispiaciuto però. Ma se posso dire io qualcosa. Ci mancherebbe. Un uomo non d'area di rigore, ma d'area piccola. Di Giuseppe lo è stato. Giuseppe era quella punta priva di un fisico esuberante, ma con questo guizzo repentino in area di porta si faceva sentire ed era un opportunista. Diciamo che oltre gol era quello che si andava a conquistare il pallone e la punizione. Come no? Ma il vero 4-3-3 era allora in quell'anno, sì, cioè allora con lui Torto renunziato, quello era attacco. Ma aveva, sì, aveva il gol facile. 4-3-3. Quello è vero, quello è vero 4-3-3. Questo ragazzo aveva il gol facile ed è un pregio, perché il calcio uno può giocare 3 ore, 4 ore, 10 giorni, se non finalizza una serie di azioni, 0-0 se ti va bene. Sì. Dobbiamo fermarci un attimo perché c'è una telefonata. Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parlo? Di Marco. Buonasera, prego. Buonasera. Posso dire 2 cose? Come no? Guardi, credo che la trasmissione sia poco critica stasera nei guardi del Teramo, che a mio parere ha giocato veramente male, veramente male. Credo che peggio di così proprio non si possa. Ma che ha detto, scusi, io non ho capito, la trasmissione è stata? Poco critica. Cioè, si è detto... Si sono fatti ugualmente un po' edulcorati. Posso intervenire io sì. Col telespettatore? Sì, sì. Noi abbiamo avuto una partenza particolare questa sera, no? Sì, sì, sì. Ma sì. Nel vivo della trasmissione ci stiamo per entrare. Bene, bene. È adesso che stiamo per parlare col Teramo. Benissimo. È del Teramo. Anzi, certo. Facciamo una cosa. Cominciamo adesso. Cominci sì. Lei. Bene, grazie. Scusa, dunque, sì, io devo dire che in realtà si deve muovere un appunto di natura tecnica al conduttore, al mister, all'allenatore, non tanto in chiave tattica, perché la tattica era scontata, Teramo all'attacco e Fasano in difesa, quanto proprio la conduzione tecnica della partita. Perché ieri si è visto proprio come non si deve giocare contro una squadra di modesta qualità tecnica che si difende. Palloni troppo alti e troppo lunghi, sparati in continuazione verso l'area, da centrocampo o addirittura dalla metà campo del Teramo. E questo è certamente il modo che consente all'avversario a Teramo puntualmente di fare risultato. E mi meraviglia il fatto che l'allenatore non sia intervenuto su questo. Per tutta la partita si è assistito a questo gioco che ha annullato la differenza tecnica che c'è tra Teramo e il Fasano, o tra Teramo e le altre squadre di bassa classifica. Quando si presenta una squadra di modesta levatura tecnica, non bisogna giocare in quel modo, bisogna mettere la partita sul piano tecnico, cioè palla a terra e azione anche lenta ma studiata, perché lì si evidenzia e viene fuori la differenza tecnica tra le squadre. Quindi mi pare di poter sintetizzare, sì. Poi ringraziamo lei per il suo contributo. Prego. Che il Teramo ha giocato male e ci sono alcuni elementi negativi che sì. sono attribuibili all'allenatore, diciamo. Alla conduzione tecnica. Sì, allora, siccome... Poi, sì, prego. Professore, se può chiudere perché il concetto finale. Perché il campo è così brutto, il fondo è veramente disastroso, non è più un manto erboso. E contribuisce per la sua parte, certo. Bene, la ringrazio per questo intervento. Scusa un attimo. Colangelo, sì, tocca a te rispondere? Perché sì, se possiamo mettere la pubblicità, ti chiedo solo questo perché siamo in ritardo. No, però tu sarai si può mettere? Quello che come? Colà, si può mettere la pubblicità? Si può mettere. No, perché ti ha chiesto a te. No, chiedo a Colangelo perché Colangelo per la verità questa sera era stato il primo a voler iniziare un discorso critico nei confronti del Teramo e ha lasciato capire che come ha giocato ieri il Teramo non gli è piaciuto. No. È dall'inizio della serata che scalpita perché lo vuol dire. Lo facciamo parlare adesso dopo la pubblicità. Ho fatto parlare il telespettatore prima, lui gli vuol rispondere, però prima va la pubblicità. And if I keep that love light, ciao.
Ti mando questo caloroso saluto da Charles. Lo conosci? Charme, grande negozio di intimo di qualità che trovi a Teramo, nel cuore della città, sotto l'elegante galleria di Piazza Martiri della Libertà. Dai un'occhiata insieme a me ai capi allegrifi di Charme. If I still can't catch his eye, and his love runs deeper than he thought it could, then I act like a woman. Ti sono piaciuti? Bene, vieni più presto che puoi. Charm ha già pronto un gran bel regalo per te. Like a woman. Riflessi di personalità. Quattro mura arredamenti. Via del Castello. Teramo. Sportive, brillanti, dinamiche, intriganti, riservate o estroverse. New West. Indicazioni, capricci, emozioni, usi, abusi, premonizioni, follie, esagerazioni, desideri. New West. Tutto quanto sta attendendo. Ma dov'è, dov'è, dov'è? Ma a Teramo, vicinissimo al posto. In via Irelli, hai detto? No! In via Cerulli Irelli, al numero 1. Guarda le immagini, capirai subito. Entra nel portone. Guarda che ingresso elegante e simpatico. Sei arrivata tra i capi di New West. Toccali, indossali, guarda che gioisci e sorridi. Se vieni subito, guarda che regalo. Bene, torniamo in studio. Allora, Fernando, avevamo parlato all'inizio di trasmissione che il Teramo gioca male, avevi detto. Beh, io ecco appunto volevo rispondere all'amico, al notaio Di Marco, che tra l'altro giocava nelle giovanili quando io gravitavo nel Teramo Calcio, saluto molto volentieri, domenica era in campo, in tribuna, dietro a me. Volevo dire a Di Marco che ho esordito dicendo che si gioca male il pallone, che non c'è un più che un regista, un rifinitore, colui che dà, che fornisce in maniera copiosa, addirittura arrivo a dire, non uno, ma 7, 8, 10 palle gol, a queste punte che per me sono ancora valide. Perché Bonfiglio, Damblè e non so, Cucù è ancora, diciamo, si deve inserire, ancora possiamo giudicarlo, anche se ieri si è mosso abbastanza bene. Troppo solo. Sotto questo aspetto, diciamo, siamo indubbiamente d'accordo. Poi io, è un po' che vado dicendo, che il Giulianova ha una peculiarità che il Teramo non ha. Il Giulianova gioca un calcio brioso, fa andare avanti a turno, con sorprese istantanee i difensori, per cui ogni tanto segna Cionna, Contadini, per tutti questi difensori. Ieri per esempio che abbia segnato Ciarrocchi è una cosa meravigliosa, ma questo dovrebbe essere Colangelo, però sì, chiaro, tu prego. Che spesso hai difeso a Mazzalorso non sei imputabile di accusarlo gratuitamente. Il telespettatore di prima, e adesso ce n'è un altro in linea, diceva che la colpa è dell'allenatore. Dillo con chiarezza, secondo te quest'anno è Mazzalorso che sta sbagliando qualcosa? Mazzalorso ha le sue colpe quest'anno, indubbiamente, sì, senz'altro. Io ho detto
il derby non sospetti che questa è una squadra formata di grossi giocatori che non hanno, che questi giocatori non hanno paura di nessuno squadrone. E ritieni possibile quello che si va mormorando sempre di più, che cioè anche lo spogliatoio gli stia un po' sfuggendo ad Ammazzalorso? Perché questo sarebbe ancora più preoccupante. Elzo, questo non posso non dirlo, possiamo dirlo. Se io non ho sicurezza, non lo frequento. Sentiamo l'altro contributo. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parlo? Francesco da Teramo. Buonasera, prego. Senta, volevo fare solo un'affermazione personale per quanto riguarda Ammazzalorso. Sì. Secondo me, cioè, non è un allenatore che merita certe categorie. Cioè, secondo me è un allenatore da interregionale. Ha sfiorato i playoff lo scorso anno. Però non so, lo vedo anche un po' egoista. In che senso? Un mio parere molto personale. Poi non capisco, ieri allo stadio, perché tutte queste critiche verso Bonfiglio. Cioè, non capisco proprio. Hanno preso proprio di mira, cioè, se voi potete dirmi qualcosa. E io sono Colangelo, sono d'accordo con lei. Tant'è che non sono d'accordo. Buonasera, professore. Buonasera. Con alcuni tifosi che ieri l'hanno preso a beccare. Perché questo è un ragazzo. Io chiedo scusa se la interrompo, poi la faccio parlare ancora. No, abbiamo già chiuso per eventualmente... Voglio dire, questo è un ragazzo, Bonfiglio, che va criticato al momento in cui fa il lavativo in campo, non si impegna, benedetti Dio, ma questo è un ragazzo che ieri ha dato l'animo, ha provato fino agli ultimi minuti, diciamo, di trovare l'acuto per risolvere la partita. È un ragazzo che va incoraggiato, perché si vede chiaramente che magari non ha la forma migliore. Quando uno gli dà la palla sul fallo laterale, e riesce a stopparla buttandolo ancora in fallo laterale, vuol dire che a questo ragazzo manca qualcosa. Aspettiamolo, abbiamo pazienza, perché non si può criticare un giocatore che dà l'anima. Il giocatore... Ho visto una cosa strana. Ti chiedo a te e agli altri di spiegarmi questa cosa. Bonfiglio gioca a sinistra, sì. Cucù gioca a destra, Zacchini o Ruffini gioca dietro alle due punte. Sì, sì. Succede che quando partono i lanci, Bonfiglio si allarga tutto a sinistra, Cucù si allarga tutto a destra e la palla va lì in mezzo. Sì, lo stanno facendo anche da Remo e Berlusconi in questo momento. Che fanno, Ma io dico che questi sono errori tecnici e non so se dipende da Ammazzalorso questo. Dipende da chi riesce a dare il pallone. Il pallone va dato con una certa vedutezza. Se tu mi dai il pallone lungo, e qui ha ragione il notaio, l'ho detto anche tempo fa, se noi in una partita d'attacco come quella di domenica, non facciamo altro che procurare grossi lanci lunghi. Magari su 10 volte, una volta, caro Patrizio, ti può andare bene, ma è il lancio lungo, preda 9 volte su 10, di Sottini e di Ciarrocchi e di Eustacchio e di altri. Perché? Perché è facile distruggere, più facile distruggere che costruire. Allora bisogna cercare di dare il pallone in una triangolazione stretta, breve, e questo. Su questa domanda sentiamo anche gli altri brevemente. Sì, io prima il professor Natali, che va sempre in tribuna a vedere le partite, ieri c'è stato anche un piccolo episodio strano, però prima dietro le quinte diceva Bonfiglio ha tentato di stoppare il pallone, l'ha mandato in fallo laterale, sì. Quello che diceva Colangelo vuol dire che non è in forma. Ma io penso che, adesso al di là di Bonfiglio, dico tutta la squadra, cioè forse si nota che c'è poca tranquillità, si commettono degli errori, forse dovuto a poca tranquillità, cioè, insomma, diciamo, sono troppo, diciamo, voler far bene per forza in un determinato modo può causare quegli scompensi tecnici che poi si notano vistosamente. E io penso che se la squadra riacquisti una tranquillità, e penso che sia dovuto anche a questo fatto che in casa si perde. Ecco, di questo argomento poi parleremo ponendoci delle domande specifiche. Sì. Io avrei un altro telespettatore, vorrei pregare solo Colangelo di una cosa: se individua nome e cognome, non riveli la professione, il numero di telefono e l'indirizzo. Cioè, sto scherzando ovviamente. No, chiedo scusa. No, perché prima il telespettatore non si è risentito, e sono io che sto scherzando, ma non aveva detto chi era, tu lo stai chiamando notaio. Facendo quindi, sai, non è che sia necessario l'anonimato, ma Patrizio, pronto? Sentiamo chi è? Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Alfredo da Teramo. Alfredo, buonasera, prego. Volevo dire solo due cosine. Sì. La prima è che secondo me siamo alla frutta, perché a parte ho visto la partita, poi ascoltando anche le interviste dell'allenatore ospite, questo che mi preoccupa, diceva che è venuto a Teramo per vincere la partita, e quindi se una squadra di 17 punti gli diamo adito di venire a Teramo,
dico Teramo, e sono d'accordo con il professor Colangelo, che potenzialmente una squadra quantomeno dalla metà classifica in sotto, in sopra, penso che ci siano dei problemi. E poi niente, voglio dire un'altra cosa, ho salutato più che altro per salutare il compianto, non perché è morto, ma perché non c'è più nella nostra squadra, di Giuseppe, che è veramente un galantuomo. E in merito a galantuomo, dico questa parola perché oltre al fatto che ha messo sempre impegno, e ripeto, lo rimpiangiamo sempre, anche quando sbagliava, sapeva anche sbagliare, io penso una cosa, che buon figlio dovrebbe imparare l'educazione, perché il pubblico è quello che paga il biglietto, e questo Marcello lo sa, e il pubblico può anche beccare il giocatore, il quale il giocatore non si può permettere assolutamente il lusso di rispondere ai tifosi, perché ripeto, i tifosi sono attaccati alla squadra, probabilmente qualche giocatore, questo non è ripeto a Marcello, no. Grazie e buonasera. No, grazie a lei per buonasera. Il contributo. Patrizio, tieni presente che dobbiamo vedere anche le immagini del Giulianova. Sì, volevo soltanto chiedere a Marcello se voleva rispondere al telespettatore brevemente. Io lo ringrazio, ecco, per... Compianto. Ecco, per... No, comunque, allora, io ripeto, il Teramo non l'ho visto. Adesso non entro in merito al fatto che Bonfiglio possa aver detto qualcosa, però dico che... a livello offensivo Marcello poi ti faremo vedere un documento, noi lo chiamiamo sì. Il caso, ma poi vedremo, no? Sì, abbiamo parlato di Damblè nel passato, di altri, questa sera vi proporremo il caso Bonfiglio nel rapporto col pubblico. Comunque sia, quello che penso io è che il Teramo davanti, da come l'ho visto io anche quest'estate in amichevole, ha due ottimi giocatori, Damblè e Bonfiglio, secondo me sono due grandi attaccanti veramente. Per giocare bene a volte non basta essere bravi, cioè secondo me ci vogliono le condizioni giuste e soprattutto una condizione mentale ottimale. Evidentemente adesso, ecco, Damblè ieri non ha giocato, Bonfiglio non so, avrà qualche problema che dovrà risolvere, però io penso che questo è un giocatore che Teramo, ripeto, non so cosa abbia fatto ieri, però deve tenerselo stretto. Nel senso... Poi te lo faremo vedere però. Sì. Perché può veramente fare la differenza, nel senso che può risolvere tanti problemi che in questo momento forse il Teramo ha. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera. Sono Mirko da Teramo. Buonasera. Sono un tifoso della Curva. Prego, Mirko. Io vorrei dire che qui c'è gente che si prende un po' troppo con il tecnico. Sì. Secondo me la colpa sta più che altro alla radice, a chi ha costruito questa squadra. Perché se andiamo bene a vedere... Se andati al risparmio e ci troviamo gente di squadra come Rosati, a questo punto se dobbiamo prendere un giovane dall'intera giornata dobbiamo far giocare Di Filippo. Solo questo? Cioè la squadra secondo me sta costruita molto male. Abbiamo quindi preso... in poche parole anche tu ti chiedi a che cosa serva Minguzzi? Ecco, è quello che mi chiedo. Questa è la domanda insomma, sì. A che cosa serve Minguzzi? Non serve proprio a niente, io non vedo perché... Cioè, poi si vanno a comprare dei giocatori rotti. Tu pensa che non serve nemmeno a parlare il lunedì, perché il lunedì potrebbe parlare qui in televisione, potrebbe venire a spiegare ai teramani, ma lui il lunedì non c'è a Teramo, sta fuori, quindi parla tutti gli altri giorni, ma il lunedì no. Bene. Questo ciao. Perché la stampa va sempre a rispettare. Ecco, va bene. Grazie. Si ciao. Sta attaccando troppo il tecnico e cioè, i problemi sono creati all'inizio. No, adesso è troppo facile attaccare. Bene, ti ringrazio per questo contributo. Marcozzi, sei pronto per il Giulianova? Dai, scusi, fa troppo tardi. Sei pronto, Marcozzi? Io, pronto, ma io volevo dire una cosa, posso un attimo proprio 30 subito? Secondi? Subito, bene. Siccome tu hai detto, parlando prima, hai detto, poi si dice anche che c'è qualcosa che non va nello spogliatoio, ho capito bene? Si continua a dire, lo smentiscono. No, si continua a dire, però chi è che lo smentisce, scusa? Beh, Patrizio, tu forse ne sai di più, ma perché io non frequento né i campi né gli spogliatoi. Gli addetti ai lavori no, io forse vorrei dire che se non ci fosse il silenzio stampa, forse queste cose si potrebbero chiarire. Ce l'hai con questo silenzio sì, stampa? Sì, ce l'ho con te. Bene, vediamo le immagini di Giulianova, anzi di Matera. Con Giulianova. L'ingresso in campo? Vediamo se c'è l'ingresso in campo. Delle c'è l'ingresso in campo? Vedilo tu. L'avete tolto tutto? Prego. Vabbè, dunque, dove siamo? Ah, Matera, sì. Giulianova, giallorosso. Vabbè, un val laterale, non posso dire niente qua. Questo sicuramente è il Matera che attacca, su questo siamo perfettamente d'accordo. Campo gibboso. Traversone al centro e Paragrilli. Ecco, questo è il calcio di punizione. Batte Lopinto, ecco Chionna che arriva e gol. Che minuto era? È l'11esimo. Subito. Sì, quindi era dura poter... Lo rivediamo. Sta solo Chionna. Ebbene,
Vedi, ognuno dice all'altro, ma lo devi marcare tu, hai visto? Ognuno, vabbè, è chiaro, un classico. E qua comincia adesso la sofferenza, perché il Matera comincia ad attaccare e il primo tempo lo gioca, devo dire, bene. Il secondo tempo un po' cala, perché il campo è terribile. Qui c'è un altro Aldovrandi, viene anticipato da un difensore, poi c'è questo tiro che poteva essere... reclama il Giovanova, ma viene colpito chiaramente il giocatore allo stomaco, poi ci sarà un'interruzione. Ecco qua, c'è questo traversone ancora sulla sinistra, questo è Bitetto, va al traversone e c'è l'intervento di Grilli in anticipo su Esposito. Ancora in avanti il Matera, questo è Falaguerra, c'è questo passaggio in profondità su Genco, esce Grilli e la palla va in calcio d'angolo. E bisogna vedere in Moviola. Lo vedremo, sì. Senza vedere. In Moviola si vede Genco. No, scusa, mi pare che il portiere tocchi la palla, cioè, ma lo sto vedendo qua, l'ho visto bene ieri. Sì. Perché poi cammina la palla, vabbè, poi lo vedremo. Non stare sempre a guardare bene. Poi, questo è il famoso calcio d'angolo, cross... di Zian, uno dei migliori, e qua era difficile perché Grilli era girato perché si pensava sul primo palo, invece poi cambia tutto, era più lungo. Ancora Zian, viene spostato a destra e a sinistra, era il migliore in campo, tremendo, c'è questo traversone, rinvio corto, Genco, e qua Grilli è bravo perché lo vede all'ultimo. Grilli, ieri. Sì, è detto, noi abbiamo criticato a volte l'uscita, ieri è stato veramente importante, determinante. Ancora Matera, tanto Matera nel primo tempo. C'è questo traversone stavolta la fascia destra, beh, ecco, c'è un piccolo erroretto, come vedete, grande dramma, ripara una volta, un altro tiro, chiamalo piccolo, va bene, insomma. Tre ne sono di seguito. Un macello combinato. No, le conseguenze, sì. Conseguenze. C'erano stati quattro tiri, però tre li ha parati lui, insomma, ci ha tentato di rimediare. E questo è un traversone, anzi no, era un cross, sembrava che dovesse fare il traversone al centro. Poi un'altra conclusione, vedete, anche lui ci arriva. È un tiro bersaglio, beh ragazzi, era il Matera, non era mica Canicattì. Tutto è bene quello che finisce bene. Comunque sì, Francesco Giovanni non esisteva. È l'uscita dal campo definitiva o al primo tempo? Primo tempo. Infatti non è stata una partita, infatti non è stato il solito Giulianova, è una partita di contenimento, ha puntato tutto a giocare così, aveva del resto, Di Vincenzo non in brillanti condizioni, Aldovrandi è entrato in compromessa con l'infortunio. E mancava Pinciarelli, che è un giocatore di raccordo molto importante. E descrivere cosa succede qui? Che succede? C'è un traversone e para Grilli, un altro tiro di Genco che poi verrà tolto e la palla è deviata in calcio d'angolo. Ne saranno 14 per la verità. Per il Matera? Sì, Olivari, passaggio a Falaguerra, c'è questo traversone e para Grilli senza difficoltà. Vedete, un po' calata, c'è la pressione, ma è molto meno pericoloso. Vedete, ormai sono un po' stanchi, tirano da tutte le parti, cercano il colpo a sorpresa, di nuovo qua. Poi Giorgini toglie una punta, mette in cieco il giocatore della Curi, e un po' s'acquata il Matera, perché aveva in realtà speso molto su quel campo. Vedete come abbondano adesso i traversoni e anche i tentativi di tirare da lontano. Questo passa abbondantemente al lato, non so chi è, anche perché devo girare pagina, avete detto, sì? Ormai mi sono perso, sto andando, non ho letto più niente, sto andando a memoria, è quello che vedo. Bene, è così che ci piace. Questo è il calcio d'angolo e ancora una conclusione di Falaguerra, ma la palla va sul fuoco. Anzi, no, questo era il numero 6, si chiamava, non ricordo, poi me lo ricorderò. E vedi, Giovanova cerca qualche tentativo e qua ci sta per riuscire, Aldovrandi si allunga la palla, era una buona occasione, proprio sul portiere. Poi si tende ancora, ma ormai la sorpresa è passata. Ancora un tentativo sulla fascia destra, c'è questo traversone, sbagliato completamente la mira, si dispera il giocatore che è al centro, lungo ancora anche questo traversone, Pugnitobo è stato molto bravo nella difesa aerea, poi c'è questa conclusione, Grilli sicuro, era un po' telefonato questo tiro, comunque si fa trovare anche nella zona dove arriva il pallone. Beh, chi è quello che cade a fare? Infatti non mi pare che siano drammi, eh? Poi lo rivedremo, non mi ricordo, vero? Che è il 47esimo, Reclama il Matera, atterramento di Carmelino. Vabbè, uno che si chiama Carmelino non può essere atterrato, dai. Su Carmelino può fare il frate, il padre Carmelino, non so, infatti non è noto. Attenzione, c'è un giocatore che dal secondo tempo, 35 eroici, che si chiama La Torre, che è stato preso in prestito dal Cagliari, che lo scorso anno aveva pagato 1,5 miliardi.
Marcotti. Restava in panchina. Mi è sembrato Marcotti. Un Giulianova un po'... Sì. Prego, Enzo, prego. Alcuni telespettatori di Quasi Gol ci hanno chiesto già le volte scorse, ma come mai il Marcozzi televisivo è così diverso dal Marcozzi radiofonico? Non parla mai in dialetto, non va mai sopra le righe. Tu che risposta ci dai? Beh, perché innanzitutto... Perché sai che comunque qui fai l'ospite e non il protagonista? No, a parte questo, ma innanzitutto andare. La trasmissione, la radiocronaca è in diretta. E quindi le emozioni che si vivono in quel momento sono completamente diverse. Ah, quindi è l'emozione che ti frega allora. Sì, e poi ritengo che là, ad ascoltarmi soprattutto, signori Giugliesi, e cerco di parlare, che devi sapere che sono delle situazioni in cui soltanto il dialetto riesce a rendere benissimo quello che accade. Poi ci torneremo su questo argomento, perché ci vogliamo chiedere, questa sera ci dobbiamo riuscire, veramente che differenza c'è tra il tipo Teramano e quello biancorosso, ormai stanno per confrontarsi. Patrizio? Io volevo chiedere a Marcozzi, prima volevi dire... È la pubblicità, pubblicità lo sai, sì, volevo chiedere prima... Giulianova... Ha detto la pubblicità? Sì, adesso la mandiamo. Mi è sembrato un po' condizionato dal gol iniziale. Beh, il gol del resto anche a Castrovillari, quando passò in vantaggio solitamente, poi fece... Del resto uno mica deve augurarsi di non farlo il gol all'inizio, perché farlo è sempre sicuramente un grosso vantaggio. Infatti poi è rimasto un gol determinante. Scusa, il Frosinone, un mese fa, 20 giorni fa, è stato condizionato al gol iniziale, ha fatto il gol... E poi si è richiuso. Vabbè, rimasti in 10. Break pubblicitario, poi torneremo a parlare di questo. Sì, Patrizio, e poi c'è una prenotazione telefonica. Immagina la tua vacanza. Chi ci porta? Joy Tour. Roela Interni propone febbraio, mese del risparmio, vendita promozionale di arredamenti di qualità. Cantata come una favola, sono anni amore che ne... Non è certo facile, immagina la tua vacanza. Ti ci porta Joy Tour. Abbiamo una telefonata, vediamo chi è in linea. Pronto? 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 Pronto. Buonasera, signora. Buonasera. Prego. Allora, mi volevo riferire riguardo prima si parlava dell'allenatore, diciamo che il corpo sembra l'allenatore, se sì. I giocatori non giocano bene. Io non sono dello stesso parere. Andiamo a prendere a caso un buon figlio, no? Buon sì. Figlio. Non credo che l'allenatore, buon figlio, anche gli altri, ci possa dire guardi domani quando ti rimporta, oppure oggi, cerca di mirare la traversa oppure cerca di tirare fuori. Io penso che l'allenatore li alleni e li educa a fare i gol e a giocare bene. Vorrei dire, fare un appunto, io siccome mio marito, ai tempi, era lui e un altro amico suo,
stavano in mezzo alla società, alla sera facevano il giro, la ronda, a girare, a guardare, seguivano questi giocatori, quelli più giovani, vedere se stavano a casa, diciamo, una determinata ora. Sono cose che dovrebbero fare, si dovrebbe fare, insomma, o parlo alla società o mi riferisco appunto, perché è troppo bello fare criticare l'allenatore. Quindi secondo lei bisogna controllare di più i giocatori? Bisogna controllare di più i giocatori, secondo lei? Quelli giovani, almeno, ecco, per vedere da che cosa ne viene questo calo. Va bene, è un consiglio che possiamo dare alla società, all'allenatore Minguzzi. Volevo salutare Marcello Di Giuseppe. E l'anno scorso ho fatto pure una foto, ma purtroppo è stato destino per lui. Diciamo, lo rimpiangiamo tutti. Bene, la ringrazio per questo suo contributo. Io intanto passo il microfono qui in regia ad Andrea De Aloisio, perché passiamo a vedere le immagini del Nereto Camerino, e ovviamente lui ha visto e ha seguito la partita. Posso dire una cosa? Sì? Non è detto che l'anno prossimo possa vestire la maglia biancorossa. Speriamo. Prego. Allora, buonasera innanzitutto, possiamo andare con le immagini, ecco le squadre che entrano sul terreno di gioco, queste le potremmo far commentare a Marcossi, le squadre che entrano sul terreno di gioco. Allora, squadre al centro del campo, l'arbitro, il signor Parrella di Sala Consilina. Può arbitrare uno no, che... No, senza speranza. Marcossi, ti dice qualcosa il nome di uno dei due guardarini? De Prisco di Nocera Inferiore. Sì, ma non è lui. Fratello però. Tutti fratelli, pure Pieri di Genova città. Allora, ecco il calcio d'inizio per il Camerino in maglia biancorossa, il Nereto in casacca gialla, seconda maglia per la formazione del Nereto. Qui iniziamo quindi con la prima azione, che è per il Nereto, una punizione dalla destra battuta da Carta, mischia in area e respinge la retroguardia del Camerino. Il primo tempo da sottolineare, tutte azioni per il Nereto. Poi al 25esimo un corner battuto dalla destra di Carta, tira di Giuseppe, il tiro è piuttosto fioco e viene parato da Mori. Eccolo qui il calcio d'angolo con il tiro che viene parato facilmente da Mori. Poi andiamo al 27esimo, intanto qui vanno avanti le immagini con il Camerino che riparte, c'è una punizione battuta dalla sinistra con una mischia in area, viene atterrato De Angelis e questo è il rigore, lo rivediamo anche in Moviola, questo è il rigore che dopo verrà trasformato da Carta. Rivediamo la battuta proprio da parte di Carta, migliore in campo, mischia, c'è l'atterramento proprio di De Angelis al centro dell'area di rigore, il numero 5, abbiamo visto per la seconda volta le immagini a velocità normale, quelle sono le proteste dei giocatori del Camerino, questa è la Moviola e viene atterrato proprio il giocatore De Angelis del Nereto, gli franano addosso addirittura due atleti del Camerino. Rivediamo ancora una volta l'episodio in Moviola. Qui viene proprio trattenuto da dietro. Una bella mischia. Termina a terra, addirittura due giocatori gli franano sopra. E quindi sacrosanto il rigore per il Nereto. Qui eravamo al 27esimo del primo tempo. Noi siamo qualche dubbio, invece qualche tu lei che dubbio, dici che a me è sembrato netto. No, già netto è diverso, ma sacrosanto. Beh, tra netto e sacrosanto penso ci sia poca differenza. Comunque no, ci mette qualcosa pure Dio. I sacrosanti per Marcozzi sono soltanto quelli del Giulianova. Non sempre però. E intanto abbiamo visto la trasformazione di Carta, il rigore realizzato da Carta. Dopo lo chiediamo a Di Giuseppe. Perché ha detto che non era sacrosanto, lui non li tira. Vai. E questo il corner battuto ancora una volta da Carta, mischia in area di rigore, viene allontanata la palla dalla retroguardia ospite del Camerino. Da sottolineare che le cinque azioni fino ad ora viste dal Nereto nel primo tempo sono tutte partite dai piedi di Carta, il migliore in campo. Finisce il primo tempo, qui il calcio d'inizio del secondo. E subito vediamo la prima azione, che è ancora una volta di marca del Nereto. Fino ad ora il Camerino non si è mai visto in campo. Due volte vediamo questa punizione battuta da Carta, ecco, la rivediamo per la seconda volta, va a parare Mori, l'estremo difensore del Camerino. Poi andiamo al decimo minuto, ancora il Nereto, c'è un cross di Carta dalla sinistra, al centro c'è un velo di Marcello Di Giuseppe per Cardelli, il tiro di quest'ultimo è debole e va a parare Mori. Poi andiamo al 14esimo, cross di Nespega dalla sinistra, colpo di testa di Di Giuseppe che termina di poco fuori alla sinistra di Mori. Questa è una ghiotta occasione per Di Giuseppe per segnare, forse anche un po' sfortunato. C'è la disperazione di Giuseppe proprio al centro dell'area di rigore. Lì. Andiamo avanti al 15esimo, prima azione del Camerino, addirittura al 15esimo del secondo tempo, Solimeno esce su Paoloni, pallonetto di quest'ultimo che termina alto. C'è lo stesso...
giocatore Paoloni, quindi che resta a terra. E qui l'azione più clamorosa proprio per il Camerino, la rivedremo pure un'altra volta in Moviola, una punizione abbattuta da Marinelli, una palla a rientrare che va a finire proprio sulla traversa e vedrete che ci sta proprio la deviazione appena toccata da parte del portiere Solimeno del Nereto, tanto per far finire la palla proprio sulla traversa, una deviazione appena appena accennata proprio per, con la palla che è finita sulla traversa. Poi andiamo a rivedere il Nereto in avanti al 19° con un tiro di Giuseppe dalla sinistra che termina di poco fuori alla sinistra dello stesso Mori. Poi si rivede il Camerino al 30° minuto, questo è il miglior momento per il Camerino, sta cercando in qualche modo di pareggiare le sorti dell'incontro. Al 30° c'è un tiro di Marinelli che viene respinto da Solimeno. Poi ancora il Nereto al 31°, qui intanto prosegue l'azione del Camerino. Dicevamo il Nereto al 31° con un cross di carta dalla sinistra, colpo di testa da parte di De Angelis e la palla termina abbondantemente alta sopra la traversa. Ci riprova il Camerino al 33°, punizione di Marinelli, va a deviare Beni in corner. Poi al 36° ancora il Camerino, Marinelli semina il panico tra la retroguardia del Camerino del Nereto, c'è un tiro finale con la palla che termina alta, fuori misura il tiro da parte di Marinelli. 37° si rivede il Nereto, tiro di carta che termina alto sopra la traversa, palla appoggiata proprio per carta, spara alto sopra la traversa. 39° ancora Nereto, cross al centro, punizione battuta dalla sinistra da carta, colpo di testa di Rasicci e va a parare Mori. Poi al 48° un'azione da rivedere in Moviola, c'è un colpo di mano, forse di spalla, più di spalla magari che di mano da parte del giocatore De Angelis del Nereto, lo vediamo in Moviola. Palla che va a finire al centro dell'area di rigore, viene toccato un giocatore, qui De Angelis va a toccare con una spalla, ci sono tante proteste da parte dei giocatori del Camerino, proteste piuttosto accese nei confronti dell'arbitro Parrella di Sala Consilina. E vedete qui proprio le proteste da parte mano, dei giocatori del Camerino, l'arbitro fa cenno che si può proseguire, si riprenderà poi con una rimessa laterale visto che la palla era terminata fuori. E qui andiamo all'espulsione dei due giocatori, uno per il Nereto e uno per il Camerino, Antonazzo e Rasicci. Antonazzo viene, viene preso per i pantaloncini da Rasicci, adesso lo vedremo appena la palla tornerà in avanti, spedita proprio da un giocatore del Camerino, questo è lo stesso Antonazzo che cerca di andare in avanti, viene preso proprio per i pantaloncini da Rasicci del Nereto, termina a terra e c'è subito un gesto di stizza da parte del giocatore del Camerino che si rialza, va dalle parti, vedete con che veemenza si rialza, si porta proprio dalle parti Rasicci e lo colpisce. E qui l'arbitro subito si avvicina. L'espulsione di Rasicci mi sembra eccessiva. E di Giuseppe? Qui Rasicci protesta un po', ma è chiaro che il primo contatto, diciamo, quello violento e volontario è da parte di Antonazzo e l'arbitro però prende un provvedimento nei confronti di tutti e due i giocatori, li va a espellere anche due. Capitano Rasicci? Sì, Rasicci capitano del Nereto, espulsi tutti e due i giocatori, il primo ad allontanarsi è proprio Antonazzo del Camerino, viene consolato lo stesso Rasicci dai propri compagni e anche Rasicci si avvia mestamente verso gli spogliatoi. Qui le squadre restano in 10 uomini, ma siamo al 41°, questa proprio è la scena finale con i due giocatori espulsi che parlottano ancora e è proprio l'arbitro che decreta la fine delle ostilità con il Nereto che vince 1-0, vittoria meritata, un 1-0 che ci sta tutto per quello che si è visto soprattutto nel primo tempo con un Camerino inesistente, ci ha provato soltanto sull'1-0 a fare qualcosa, ma tutto sommato una vittoria che ci può stare tutta. Ci sta la vittoria di Giuseppe, poi ti chiedo anche perché non ha giocato Nardini, anche se tu non mi potrai spiegare, però. Ma la vittoria c'è perché sicuramente abbiamo spinto di più, abbiamo cercato soprattutto di vincere di più, loro sono una squadra che cercano sempre di difendersi e puntavano tutto il contropiede, però ecco ieri diciamo che noi abbiamo giocato soprattutto il primo tempo e la prima 20-25 minuti del secondo abbastanza bene, meritavamo anche di fare il 2-0, poi alla fine ecco quando non segni alla fine rischi sempre, in effetti così è stato anche ieri, però la vittoria secondo me è meritata. Nardini? Nardini, questo è un campionato, a Teramo devono ricordare anche, perché è un campionato dove i giovani devono giocare, quindi noi abbiamo
Con l'ampliamento della rosa siamo arrivati a 21 giocatori e devono essercene 7 tra giocare in campo, tra campo e panchina devono essere 7 ragazzi di età compresa tra il 76, 77 e 78. La matematica porta sempre 2-3 esclusi che non possono neppure andare in panchina. Questa volta è toccato a Nardini, dispiace turnover. Tutti. L'altra volta per 75. È un turnover forzatissimo, perché probabilmente se potessimo giocare giocheremo tutti, anche i più anziani. Ci sono anche i giovani bravi, validi, però secondo me questa è una regola da rivedere ampiamente, perché l'anno scorso addirittura si sostituiva il portiere dopo un minuto, era una cosa assurda. Giulinotto 87 anni, quanto c'è? Circa 87. Avanti Cristo però. Patrizio? Sì. Abbiamo la pubblicità. Prego. Volevo chiedere a Domenico Sciamanna, che oltre a essere un grosso intenditore di pallamano, commenta per noi anche le partite della Tonini, e volevo chiedere di questo Teramo, cosa ne pensi? Spesso e volentieri andavo allo stadio la domenica a vedere le partite. Sì, adesso è un po' di tempo che non vado più, però sentendo i vari discorsi, forse il professor Natale è quello che più ha detto, sta vivendo dei momenti alterni, va per assurdo va meglio forse fuori casa e gioca non benissimo in casa. E invece poi ho sentito anche sui giocatori, io adesso non ho visto, adesso probabilmente verranno più tardi che cosa avrà fatto Bonfiglio, però io avendo giocato a pallamano posso dire che la cosa più brutta è quando uno soprattutto sta giocando fra, diciamo, nel campo amico, sentirsi delle parole fuori luogo. Non, probabilmente io sono convinto che qualunque giocatore scende in campo sicuramente fa di tutto per dare il massimo, e poi sentirsi chiaramente in casa delle parole fuori luogo può dar fastidio. Io trovo più giusto eventualmente alla fine di una partita criticare, parlare della partita che c'è stato, quello che ha giocato bene o chi ha giocato meno bene, però durante l'arco di una gara è bene invece, secondo me, quando si gioca in casa, incitare sempre il pubblico, cioè, sempre la squadra di casa, perché può sempre succedere che la partita si può anche vincere nei tempi di recupero. Perché purtroppo il calcio, come molti sport, è anche fatto di episodi, basta un niente per far cambiare il risultato. E poi negli ultimi giorni molte squadre hanno vinto a tempo scaduto. Sì, poi io adesso con la nuova grande novità, ho visto poi il Teramo, mi sembra che abbia preso anche una traversa. Elso, hai notizie su questa novità? Sì, questo flash che abbiamo citato all'inizio, quando abbiamo dato i numeri, no? Sì. La domenica prossima il sistema di segnalazione dei minuti di recupero verrà esteso a tutti i campionati. Lo ha stabilito l'Associazione Italiana Arbitri, che dopo la Serie A e la Serie B ha impartito disposizioni affinché il sistema di segnalazione venga esteso anche dalla Serie C1 alle gare dilettanti e del settore giovanile. Quindi qua tutta una serie, daremo numeri dappertutto. Ma pure, scusa, sì, dice, però siccome ieri l'arbitro ha... In assenza del quarto uomo... L'arbitro ieri a Matera ha fatto il segno anche a te, ha alzato tre... E invece l'arbitro dice che sarà obbligatorio farlo vedere anche al pubblico? E qui dice, in assenza del quarto uomo, presente soltanto nelle partite di Serie A e Serie B, sarà direttamente l'arbitro a segnalare con la mano il numero dei minuti che verranno recuperati al termine del primo tempo o dopo i 90 minuti di gioco. E che ne pensate? Ieri è successo. Chi calcola? L'arbitro, cioè assenza. Non ho capito. L'arbitro, cioè chi calcola quando bisogna recuperare? Ah, chi calcola? È l'arbitro. L'arbitro, cioè assenza. Sì. Mentre in Serie A lo fa il quarto uomo, lui tiene i conti. Non tiene i conti perché non ferma. Allora si fa le cose serie come il basket, lui, si ferma e poi si recupera tutto quello che si è perso. E allora se no è sempre aleatorio. Sono 30 secondi per una sostituzione e un minuto per un intervento della Barella. Allora, poiché si era parlato di Bonfiglio, vogliamo vedere? Sì. Allora, vediamo che cosa succede, interpretate voi. Marcozzi, Colangelo... Parlate, ditemi, fatemi capire cosa è successo. È successo che qualche tipo... Questo è Bonfiglio, sì. Sì, qualche tipo... Ma dove siamo? Mi dite che minuto, dove? Questo è il secondo tempo. Ce l'è preso con questo ragazzo, perché questo ragazzo, ora come ora, magari non ne azzecca uno veramente. Io l'ho detto la mia prima, secondo me non è una cosa onesta e giusta. Ma che cosa sta dicendo qui, con chi ce l'ha? Ma ce l'ha col pubblico? Ce l'ha col pubblico. Con qualcuno che l'ha beccato? Qualcuno l'ha beccato e lui si è anche un po' arrabbiato, ha fatto anche dei gesti. Qui sono d'accordo con Sciamano quando dice che sotto l'aspetto etico è quanto di più riprovevole.
i due venti sono d'accordo, moralmente non è una cosa bella, però è anche giusto dare una mano a gente che sta cercando di trovare la forma giusta. Scusa, lui si è impegnato 90 minuti, ha dato l'anno, ha corso come un battaco, non si è fermato mai, un attimo. Solo per questo motivo la gente deve avere considerazione. Ma non può essere che ce l'ha con quel marcatore che lo sta marcando pure se va... Oh! Guardate un po' come lo marca. È chiaro che la Welch, che Bonfiglio va marcato, perché Bonfiglio è capace di farti gol in qualsiasi momento. È un ragazzo, diciamo, dotato, anche tecnicamente. Scusa, ma sì, ma che sta succedendo? Dove sta la palla? Oh, mezz'ora che è quello fermo, cammini. È fermo, il gioco perché? È fermo. C'è un giocatore a terra del Matera. Da ha fatto un comizio, ha parlato in mezz'ora, ha parlato. E poi ha chiesto probabilmente... No, ha chiesto... Marcozzi, abbiamo anche ripetuto l'azione due volte. Ha chiesto anche il cambio alla panchina, ha detto me ne vado, gli ha detto da quello che ho capito perché, di Bonfiglio, proprio perché c'era un tifoso lì vicino alla rete che gli stava dicendo qualcosa. Il cambio di termo è così, si sente tutto. Patrizio? Sì. Sentiamo un po' questo contributo telefonico. Pronto? Poi la moviola. Sì, pronto? Buonasera, chiamo da Teramo. Buonasera. Sono Marco. Buonasera. Niente, secondo me non si può capire effettivamente se Bonfiglio ce l'ha con qualcuno nel pubblico oppure con un giocatore avversario oppure con qualcun altro, perché leggendo i labiali si capisce chiaramente quello che dice, non si rivolge uno al pubblico dicendo porca miseria. Ma lì manca, non è stato inquadrato Bonfiglio, la telecamera nostra è andata su Bonfiglio, quando io nel commento ho chiesto all'operatore di andare su Bonfiglio perché già in precedenza stava rispondendo al pubblico, quindi stavamo seguendo l'azione, la telecamera ora che è andata su Bonfiglio, Bonfiglio già aveva provveduto. Secondo momento. Marcozzi già ha detto che ha fatto un comizio di mezz'ora qui, figuriamoci se ci mettiamo quell'altra mezz'ora. Ma no, ma poi tu mi hai detto che sono due cose ripetute, perciò mi qui è sembrato... Qui sulle nostre, sì, abbiamo ripetuto per far vedere. Comunque, che diceva il telespettatore? No, è solo questo. Ecco, sei d'accordo con me? Secondo me ce l'aveva con il suo marcatore. Beh, io penso anch'io, insomma. Ecco. Leggendo i labiali, quello si capisce. Benissimo, e adesso... Peccato. Grazie. Patrizio, cosa abbiamo messo in moviola? Non tantissime azioni, ma... siamo un po' in ritardo. Siamo in ritardo, ma del Teramo sono poche azioni, pochissime. Possiamo partire... Come avete Sottini qua, per farci un nome che mi viene, lo potrebbe chiedere, ma non ci può stare. È in silenzio stampa. Peccato, perché Sottini avrebbe detto da Domodossola, lui vede tutto da solo. Sigla della Marcozzi, ma nemmeno puoi dire chi c'è e chi non c'è dentro lo studio, si vedono o non si vedono. Insomma, stasera tu e Colangelo siete più ciarlieri di Buscetta. Più ciarlieri di Buscetta siete questa sera. Ho detto che avrei voluto chiederlo a un giocatore, mi è venuto in mente Sottini. Ecco, giusto così. Ecco. Così, un caso. Giusto un caso. Allora vediamo queste azioni. Sì, prima la sigla. Azioni da moviola della gara con il Fasano del Teramo, possono partire le immagini di questa partita e l'azione del gol che rivediamo, pochi gli episodi per la verità di questa gara, ma vediamo questa azione del gol perché vedete due giocatori tagliati fuori e anche il disimpegno errato di De Eustachio, anche un po' sfortunato perché prende il pallone con il ginocchio e non come avrebbe voluto lui, nel senso di collo pieno per spazzare via la palla. Rivediamo ancora una volta questo cross con Sardelli che prende il pallone, fa fuori Giulio Dori con una finta, lo salta, poi mette in mezzo il ginocchio, la palla ripresa da Spilli, il tiro in mezzo alle gambe di Perugini e in mezzo alle gambe di Grilli, anche un po' sfortunato il Teramo in questa circostanza, Spilli era solo soletto lì in mezzo all'area di rigore, riesce a segnare il gol dell'1-0. E questa è una moviola didattica, come non si devono prendere i gol. Poi la moviola dei dubbi. Poi vediamo qui un episodio, una presunta gomitata ai danni di Perugini da parte di un giocatore che poi lo scalcia anche da terra quando lui sta per cadere. Rivediamo ancora Perugini, prima c'è un contatto stretto con Spilli, poi c'è il giocatore che prima scalcia il pallone, poi Perugini quando sta per andare a terra c'è il calcetto, si vede poco, ma c'è un calcetto al mento. Perugini poi si farà medicare perché al labbro
Guardaline? In Guardaline non ha visto niente. Ecco Perugini che va a farsi... medicare per la botta ricevuta, quel calcetto del giocatore del Fasano. Dovremmo vedere anche il gol del Teramo, possiamo vedere, apprezzare il tocco di Ciarrocchi, lo possiamo fare una sola volta. E questo è anche l'uscita del portiere, sì, come dice Colangelo, perché è un po'... dopo l'episodio di Perugini, eccolo qui, possiamo vedere l'azione, c'è questo, anzi questo è l'episodio per il fallo su Cucù in area di rigore. Rivediamo un po' un attimo. È rigore? Ma un secondo, aspetta. Eccolo qui. E perché non una gamba tesa, un calcio a due per esempio? Sì, è più verosimile. Di Giuseppe è rigore? E perché non è rigore sicuramente, forse era punizione, ma... interventi del genere, purtroppo, anche perché Cucù non era in pieno possesso di palla, forse se la palla era a terra e lui l'anticipa l'avversario. Qui è l'uscita del portiere Torino e poi il gol di Ciarrocchi. Vedi Marcozzi, anche Grilli del Giulianova ha fatto così, solo che poi il gol non l'ha beccato. No, non ha fatto così, era bassa quella. Noi di questo portiere abbiamo parlato sin dalla prima giornata. Sì, famoso Piazza, giocatore ex del Torino. Del Torino in prestito a Fasano. Ah, era quello famoso? Quello famoso. Ne parlammo a lungo, sì. Eccolo qua. Io dissi, ma può darsi che era stato nel Torino. Vediamo adesso la moviola del Giulianova, velocemente. Cosa c'è? Beh, dovrebbe starci qualcosa. Si potrebbe anche eliminare perché siamo in ritardo, mi pare. Eh sì, ma cosa c'è? Non lo so. Qualche episodio da rigore? Io dubito che ci sia qualche episodio da rigore contro il Giulianova. Sarei giurato. Vediamo. La voleva eliminare? Ci ha provato. È tardi, mi pare, non so. Ah, questo è il gol. Per vedere Chionna tutto solo. Qui fa un grosso errore la difesa del Matera. Questi errori. Beh, quello lì da dietro, Sì, però... insomma, solo Soletto lì in mezzo. Tutti andavano a marcare. Andavano tutti a marcare, Vincenzo e compagni, ma purtroppo non succede. Ma vedi che ognuno dice, tu devi marcare, non tu quell'altro. Allora, qual è il rigore non dato al Matera? Adesso arriva. La risultanza di Chionna, autore del secondo gol. Eccolo. Attenzione perché Genco tocca per primo lui il pallone. Eccolo là. E Grilli di Frana addosso, secondo me. Poi Di Giuseppe dice che non è rigore? No, la palla cambia direzione, cioè cambia proprio direzione. Ecco, la palla va dall'altra parte. Chiama noi Di Giuseppe, con questa frase. No, vabbè, non è rigore, secondo me, perché la presa il portiere. Sciamano è rigore, secondo te? Ma non si capisce se la palla cambia direzione. È sempre molto obiettivo, quando dice che non si capisce non si esprime perché non vuole dare un giudizio affrettato, quindi l'abbiamo tolto, non è questo. Cambia direzione. Secondo me è Genco a toccare il pallone. Solo poi Patrizio lo dice, ma che bello Giuliano. C'è altro dopo questo? No, ha finito. Era finito qui? Sì. Ah, quindi non era nemmeno sacrosanto, no? C'era qualche protesta così. Cosa c'è? Finito. No, mi sa che c'è un altro episodio. Marcozzi vabbè, però voleva questa esagerazione, però. Ecco, vediamo il rigore, se c'è. Che succede? Beh, chi lo tocca? Quello sono simbolo. No, dimmi che lo tocca, trovi uno che lo tocca. Un nome, forza. Però c'è uno che entra... Sì, dov'è? Oh, vi ricordo che io ho tremato perché ero il 47esimo del secondo tempo, tra l'altro, ma questo me lo ricordo. Non è rigore. Ma secondo me ha sbattuto con la zolla d'erba. Secondo me è inciampato. Quindi Patria è andata male. È inciampato sulla sua fantasia. Va bene. Finito? Sì. Ma sono passate le paure. Andata. Bene, andata. Adesso a questo punto velocemente le pagelle? Sì. O abbiamo il caso già? Il caso. No, abbiamo il caso. Vogliamo fare una domanda velocemente. La volevamo fare con un po' più di tempo, ma visto che siamo in ritardo ce la facciamo ugualmente. Mandiamo la sigletta? Sì. Adesso vi proporremo un quesito video, poi ciascuno mi darà una risposta. Sono pregati tutti di dare una risposta velocissima, da diagnosi medica. Ecco la domanda. La sindrome di Stendhal doveva essere prestata allo Smeraldo, ma la sala fu chiusa. Al comunale in questo
visto come cinema, vanno in visione altri film, più o meno di cassetta, ma al comunale inteso come campo sportivo va in scena un'altra sindrome, che chiameremo sindrome del comunale. Il Teramo, che fuori casa si esprime discretamente e vince qualche partita, al comunale gioca male e non vince dallo scorso 12 novembre. Come affetti da uno strano ed oscuro malessere, i calciatori teramani giocano con affanno entro le mura amiche, che diventano mura nemiche, e non riescono non solo a far punti che contano, ma a dar vita ad una prestazione dignitosa. Sindrome per sindrome è standale a parte. Per i biancorossi ancora in silenzio stampa, servirà il lettino dello psicanalista? Se cerchi casa, non affidarti al caso. C'è Tecnocasa. La scelta più scelta. Beh, insomma, mi sembra... Polante. Serve la psicanalisi? La psicanalista è l'allenatore in genere. Serve solo l'allenatore che deve capire i giocatori, come i giocatori devono capire l'allenatore. È stata sempre una cosa reciproca. Il famoso spogliatoio. Non serve lo psicanalista. Marcozzi, la risposta? Serve la psicanalisi per questo Teramo? Sono preoccupato perché, se non mi sbaglio, il prossimo incontro in casa del Teramo, con chi è? È con il Giulianova. Con una squadra che ha la maglia giallorossa, mi pare. E questo è il punto, cioè io credo che secondo me si tratti questioni di risultati, con un bel risultato che viene, secondo me non ci vuole né psicanalista né altro. Però, insomma, se voi fate qualcosina mo in queste due trasferte, forse è meglio. Terribile, terribile questo trittico teramano, anzi questo quadrittico, perché prima poi... due trasferte, poi Giulianova, poi Albanova, dove ci... Questa Albanova... Poi, poi Taranto in casa, e quindi sarà... Ai, 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 ai. Natale che dice? Ma no, io dico che il psicanalista non ci serve, si tratta di riacquistare un po' di tranquillità e poi anche il comunale sarà nuovamente spugnato. Tutto... Natale, ma che tifo c'è a Teramo? Perché con questo Teramo che non vince in casa, ormai comincia ad essere messo in discussione anche il tifo, no? Di un pubblico che numerosissimo non è, che si scalda solo quando il Teramo va in gol, e qui invece c'è poco da scaldarsi perché il Teramo prende il gol appena va in campo. Insomma, che tifo c'è? Ma, c'è un tifo... del campionato che il Teramo sta facendo. Io intanto chiaro... ti regalo una foto, guarda un po', sì. Cosa ti faccio vedere. Una foto che è nostalgica per te. Cos'è questo? Questo è la sede del nostro club. C'erano due bandiere. Dell'ex club. Piazza Martiri. Piazza Martiri, sì. Poi la moneta vince, cioè, e qui c'è una banca adesso. Quindi... Adesso c'è una banca, noi ci siamo spostati. Se n'è andato il cuore e è entrato il portafoglio. Beh, questa è stata una, diciamo, una perdita, perché... Dice, essere in piazza era tutta un'altra cosa. I tifosi Elzo che sono preoccupati anche per il futuro della società e soprattutto del Teramo. Ma il futuro? Beh sì, il futuro preoccupa sempre, perché diciamo, noi viviamo già del futuro del prossimo campionato. Cioè, comunque io credo che adesso il Teramo quest'anno non aveva grossi ambizioni. Deve guardare a un campionato onesto, deve fare... arrivare alla fine, salvarsi bene prima possibile. Questo quello che ci ha detto, i tifosi penso che avevano recepito questo discorso. A proposito di futuro, volevo chiarire una cosa che oggi pomeriggio un telespettatore affezionato di Verde TV mi ha chiesto al telefono. Mi ha detto: Patrizio, ho saputo che ieri il commentatore Malavolta ha regalato dei biglietti, ha comprato dei biglietti della Curva Est per i propri dipendenti. Cosa vuol dire questo? Che il commendatore Malavolta torna nella Teramo Calcio? Io ho soltanto risposto, e spiego anche agli altri, che il commendatore Malavolta ha voluto soltanto donare dei biglietti di Curva Est ai propri dipendenti per una domenica importante, che doveva essere quella di ieri. Dice che siccome domenica c'ha dei dipendenti di Giulianova, dice che combererà pure per Giulianova Battipagliese. E quindi ecco. Ma io credo. Può essere? Bisogna vedere cosa fa poi per Teramo Giulianova. Beh, lo so, chi li compra dopo? Lo so, però con il COFA che si apre Giulianova e lui viene anche giù, insomma, noi una speranza ce la facciamo. Ve lo volete portare a Teramo questo? A Giulianova. Ma per chi lo vuole a Giulianova, credo che ci sia qualcuno che non lo vuole a Teramo, quindi siamo pari. Bene. Vogliamo vedere le pagelle? Facciamo in tempo? Mettiamole e poi saluteremo velocissimamente. Colangelo questa volta potrà dire pochissimo. No, volevo rispondere un attimo a Patrizio prima. Se credevo.
Io non credo che sia questa la motivazione. Io sono convinto che Malavolta voglia ancora entrare, sia ancora animato dalla voglia di entrare. E questa è una cosa bella. A me piacerebbe qualcuno a Teramo prendesse in considerazione che questo signore ha delle idee, immagino abbia delle idee, perché se si avvicina in questa maniera, che è appena appena significativo, non è la spesa che gli fa a competere una volta una spesa del genere, ma intanto fa del bene ed è una cosa meravigliosa. Poi, se può essere il primo approccio, mi auguro che abbia un seguito nell'immediato futuro e che magari si possa fare una società. Ecco, ingrandendo questo, se posso dire, non voglio criticare quelli che ci stanno in società adesso perché è troppo facile criticare così, però a me piacerebbe che questo signore entrasse e che con lui entrassero altre persone, sì, e che la società avesse una fisionomia, diversa, una struttura più solida e non si avesse il patema d'animo che abbiamo solitamente nei periodi estivi. Bene, allora... Patrizio, velocemente, sì, queste pagelle. Velocemente, sì. Se cerchi casa, non affidarti al caso, c'è Tecnocasa. La scelta più scelta. Grilli, incolpevole, solito, attento, voto 7. Sottini, generoso, sciupone, poco attento, voto 5,5. Rosati, volenteroso, capace, lucido, voto 6. De Amicis, opaco, confuso, oscuro, voto 5. Deustacchio, disattento, impreciso, voto 5. Ciarrocchi, strano, singolare, sorprendente, voto 6,5. Zacchini, sbadato, distratto, voto 5,5. Giulio Dori, preferibile, più opportuno, voto 6. Cucù, lottatore, preciso, attento, voto 6,5. Perugini, opaco, fosco, oscuro, voto 5. Bonfiglio, estraneo, inutile, nullo, voto 4. Ruffini, dal primo del secondo tempo, attento, veloce, pimpante, voto 6. Velocemente vogliamo mettere la videata, così Colangelo commenta velocemente le pagelle, eccole qui. Allora, come al solito ci sono Centro Notizie Messaggero, Tempo, Sport, Verde TV, la media per giocatore e per testa. La cosa più che mi stupisce è quel voto alto di Grilli, una media di quasi 7. Io sono d'accordo, perché ieri Fabrizio ci ha salvato, tanto per cambiare un'altra volta il risultato. Poi sulla mediocrità dei risultati, addirittura vedo un 3 la Bonfiglio. La Bonfiglio. Le notizie. Ecco, io credo che ci sto sulla mediocrità di tutti, un 5. E dopo aver messo un bel voto a Grilli, metterei un buon voto a Giulio Dori e Rosati, che ieri mi sono piaciuti, non fosse altro per la quantità Giulio Dori e per la qualità Rosati, che ha giocato veramente bene. Aggiungo che un voto di merito non posso altro perché è stato puntuale nel raccogliere il pallone che il portiere scelleratamente, sciaguratamente ha respinto con un pugno solo, non sa essere portiere quello indubbiamente, ed è stato puntuale, tempestivo, opportunista nel metterlo dentro. Al resto tutti quanti voto così, così. Bene, siamo in conclusione. Patrizio, volevo far ricordare la Sciamano. Sì. Dicevi? No, veramente in conclusione. Sì, in conclusione volevo ricordare a Sciamano, abbiamo detto che parleremo di questo primo trofeo Giuliano e Berardins, però ricordiamo, 2 marzo alle 14:30 allo stadio comunale. Allo stadio comunale, il biglietto costerà? Il biglietto costa 5.000 lire, torno a ripetere, comunque l'incasso è devoluto all'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, quindi è un incontro per beneficenza e soprattutto ritorno a ripetere per ricordare il nostro caro amico Giuliano de Berardins. Bene. Bene, come al solito la vignetta dopo, per tutti. Sì, per tutti. Sì, dopo. Per dopo, tutti. Più tardi. Ma dobbiamo chiudere, Patrizio. Benissimo, salutiamo. Ma dobbiamo chiudere? Chiudiamo?
Ma io non lo so, dobbiamo chiudere? Beh, non lo so io. Che vogliamo fare? Ma mandala avanti per tutta la notte, finalmente, una trasmissione così. Mandala avanti per tutta la notte, va no? Va bene, se lo vogliamo fare lo facciamo, eh? Una di queste notti lo faremo, va. Ma non sto. Fernando Colangelo, grazie. Francesco Marcozzi, capo grazie, servizio il messaggero, grazie. Marcello Di Giuseppe, bomber, grazie. E prossimo buonasera. Turno? Prossimo turno poi lo diciamo. Meglio non pensarci, Marcozzi, questa volta siamo noi che facciamo la censura. Sono Renato Natali. Tra Catanzaro e Catania, meglio non pensare. Marcozzi, domenica prossima. No, ma è perché fuori casa andiamo meglio. Andiamo meglio fuori quindi. Casa. Ma con Trani, con Catanzaro e Catania temo qualcosa di ma molto, sono stanno un po' in crisi. Sono in crisi anche loro. Sono polemiche. Di Giuseppe, in bocca al lupo per il Nereto, eh. Grazie. Grazie a Domenico Sciamanna, grazie a tutti, grazie ai tecnici, grazie a tutti, arrivederci. Non è più soltanto un gioco, è uno show. Se il destino ti ha segnato, ogni tiro ti è scellato, ogni palla va su legni, non c'è verso che segni, è quasi gol. E a calcio nella vita, non c'è verso che tu morra in vita.